2, il corridore toscano della Saxo-Bantinco. Pim Liktard, che oggi è il corridore che ha il maggior numero di chilometri in fuga, 209, quindi oggi incrementerà il suo vantaggio in questa speciale classifica, olandese, dorsale 215 del Team Vacansoleil, e Oscar Gatto, italiano, della Vini Fantini Sella Italia, dorsale 225. Questi 13 corridori avevano conquistato subito un vantaggio che è andato a 3 minuti dopo una decina di chilometri di fuga. Il vantaggio è cresciuto regolarmente, tocca i 5 minuti al chilometro 55. Dopo un'ora, lo hai appena ricordato, una media pazzesca, 49.500. Attualmente i 13 al comando, siamo a 74 km dalla conclusione, a un vantaggio di 7 primi e 50. Prossimo traguardo sensibile al chilometro 102, a 64 dall'arrivo, traguardo volante di Paularo. Eccoci qua, 73 km alla conclusione, questa è la decima tappa del 96esimo Giro d'Italia. Mancano 73 km all'arrivo, il prossimo traguardo sensibile, dicevamo, traguardo volante di Paularo, tra l'altro la località che ha dato, che ospita, insomma, a cui appartiene Franco Pellizzotti, il campione italiano. Traguardo volante valevole per Buoni, ma Buoni e punti per la maglia verde, e questo potrebbe essere il traguardo per corridori per esempio come Elia Viviani, che poi insomma nel resto della fuga non troverà sicuramente terreno favorevole. Bradley Wiggins inquadrato, 1.16 il suo ritardo, se ne sono dette di ogni su Bradley Wiggins. Riccardo, io so che tu ci tenevi a fare un punto della situazione. Volevo fare il punto della situazione, perché al di là del fatto che questo Giro d'Italia ha rappresentato la prima settimana bellissima, e mai come quest'anno il Giro d'Italia proprio lottato con tante possibilità, ancora aperto a mille cose, perché ci sono tanti uomini lì pronti per poter dare la sferzata al nostro grande Vincenzo Nibali, che non si gode, perché vederlo in maglia rosa, un italiano, insomma, era già anche tanto. Però volevo fare il punto della situazione su Wiggins, ci tengo, perché da più parti, sui media, o media come li vogliamo chiamare, insomma, è stato super criticato. Ma come si fa a criticare uno che ha vinto il Tour de France, ha vinto un'Olimpiade a cronometro, in pista è stato campione olimpico dell'inseguimento nel 2004 e nel 2008, nell'inseguimento a squadre, campione del mondo nell'inseguimento, nel Madison con Cavendish, nell'inseguimento, cioè ha fatto una razzia di titoli che se ci fosse Mourinho direbbe zero titoli, qui ci sarebbe da farci un'enciclopedia di titoli. Quanti titoli? Quanti titoli ha avuto questo corridore? E sinceramente anche a cronometro, ora dici te, se e ma stanno in bocca di imbecilli, lo dicevo sempre spesso, però se non forava di regola vinceva, questo vuoi dire? Voglio dire, e poi tutte queste cose, c'è, cioè la bicicletta, cioè lì ragazzi non è che è la bicicletta, il mezzo meccanico non conta niente, perché figurati, avrà provato mille volte le cose, insomma. Io ora non per dire, ma insomma Pinarello è uno molto attento, sta fornendo le biciclette a Team Sky da diverso tempo, e quindi ha anche una conoscenza dell'elemento. Ma quello che volevo dire è come si fa a criticare uno che a cronometro non aveva mai dichiarato, io non ho visto dichiarazioni di Wiggins tipo io vengo al Giro d'Italia, c'è una cronometro di 55 km, do 5 minuti a tutti. Non l'ha mai detto, l'abbiamo detto noi, semmai. Quindi c'era una grandissima attenzione. Ma la cronometro di Saltara, da Cavice Mare a Saltara, era una cronometro che si prestava a non avere dei grandi svantaggi nei confronti di Wiggins. L'abbiamo visto sulla strada. In ogni caso, se non forava, vinceva lui. Non è che aveva deluso, perché l'abbiamo visto, calcola 20 secondi, vinceva di 10 secondi. Tutto questo problema, il problema dove è nato? È nato nella discesa. Ecco, nella discesa sul bagnato lui è rimasto probabilmente impaurito, come ci può stare, da diverse cadute anche semplici causate dall'asfalto viscido di altri corridori, e lui si è irrigidito e praticamente ha messo quella paura, quella tensione sul corpo, che non gli ha permesso poi di essere così elastico in bicicletta. Quando piove soprattutto è molto più difficoltoso, e lui è andato giù come una pera marcia sull'asfalto. Dai, pera cotta, via.
Marcia. Per amatura, marcia dai. La mera marcia, vabbè, dillo, però, vabbè, poi, la peracotta. Peracotta dall'albero un casca perché la devi cuocere. Per amatura, dai. La peramatura, vabbè, ecco. la prima matura. Marcia sa di qualcosa di negativo, dai. La mela marcia. Vabbè, la pera. Scusa se ti ho tolto il ritmo. No, vabbè, no, ma va benissimo. No, ma sono arrabbiato. No, perché poi dopo io sono stato 2 giorni a sentirvi, a ascoltarvi, e voi non avete mai criticato il baronetto, semmai, però. Ma la critica feroce non viene spontanea. Voglio dire, non è. Mi sento, io ho sentito i tifosi. La critica sta bene, la presa in giro alle volte bisognerebbe pensare. I tifosi, cioè poi dopo parli, no, col pubblico, ma come mai si è commentato? Perché c'avevo la cresima della Giorgia, ma perché? Allora, no, ma attorno. Allora, io ho mantenuto un alone di mistero rispetto alla tua assenza. Tu. Vabbè, lo stesso, sono io, la privacy non ce l'ho su di me. Certo. Però voglio dire, perché devi criticare un elemento che è ancora 4 in classifica? È a disposizione. Ecco, l'unica cosa che mi è dato un po' nell'occhio è che lui, quando l'altro giorno era in penultima posizione in discesa, era solo, era abbandonato un po' dalla squadra. Ecco, queste sono cose che magari la squadra non è proprio all'altezza della situazione. Però Bradley in questo Wiggins, tipo di situazioni, peraltro, perché oggi è una situazione diversa e vedremo probabilmente esatto. Un'altra allora, squadra. Vediamo. Comunque non mi sento, cioè mi sentivo di spezzare una lata a favore di Bradley Wiggins perché è stato ipercriticato, secondo me non ha ragione, perché comunque in ogni caso è uno, a detta di tutti quelli che gli pedalano accanto, va forte, questo va forte. L'unico problema è uno, le basette, perché le basette, se non se le era tolte, infatti io dicevo adesso arriverà la disamina tecnica, allora, quella profonda. La tecnica profonda è che le basette lui non se le doveva mai togliere, doveva fare il Ross Stewart della situazione, il Fittipaldi dei vecchi tempi, quella era una basetta che doveva mantenere. E poi due, dovrebbe andare a scuola di discesa da Alessio Di Basco, che è uno dei più grandi discesisti col bagnato della storia, e allora lui è disposto, ci ho parlato, me l'ha detto, ho detto io se vuole io qualche lezione in discesa gliela posso dare. Ecco, questa per ogni tanto poi mi incarto. Ma la tua è licenza poetica, se lo dico io disanima è un errore, vedi, se lo dici tu è licenza disamina, poetica. Allora la disamina, perché c'è stata una discussione anche con la D che insomma non andava bene. Comunque, ecco, mi sentivo di dirlo perché io credo che sia ancora in corsa, come in corsa sono corridori che sono alle spalle di Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali inquadrato in questo momento con la sua magnifica maglia rosa, ride, gode come un bimbo a Luna Park, perché a lui dice non mi pesa la maglia rosa, e ci credo che non mi pesa, gode soltanto tutte le sere quando prepara la maglia rosa lì e gli mette il numero attaccato. Io ce l'ho nel cuore, perché Vincenzo lo conosco molto bene, siamo anche stati a volte a discutere, no? anche tatticamente, io sono stato un suo grande critico a volte anche sulle sue enunciazioni prima, perché in corsa lui si vede quando va forte. Ha imparato a correre, è un bel corridore ora in questo momento completo, è fra quelli che prima del giro alla partenza era quello che praticamente ha fatto più di tutti nelle corse a tappe, perché è sui podi di tutte e tre le grandi corse a tappe, cosa che non aveva Ejda, cosa che non aveva nemmeno il baronetto. Però insomma, a dire Bradley Wiggins qui là, mi sembra quello che mi sentivo, ecco, di dire, perché tanti tifosi in discesa, poi sono stato in Toscana, te lo immagini te. Vabbè, scusatemi lo sfogo, chiaramente io sono per tutti, non sono per uno o per quell'altro. Fra le altre cose, insomma, sono anche per Pirazzi e Chalaput, che insomma spero che ci facciano vedere l'infiammamento anche sui Gran Premi della Montagna prossimamente su questi schermi. Oggi è un po' dura perché c'è la fuga. E allora c'è la fuga che ha praticamente superato da poco gli 8 minuti. Avete intravisto prima dalle inquadrature la maglia rossa che non è più addosso a Cavendish, a Cadel Evans, perché con i continui piazzamenti adesso è lui il leader della classifica punti. Stefano Pirazzi ha conquistato la maglia blu, mentre Wilco Kelderman, corridore belga, è il nuovo leader della classifica dei giovani.
tanti auguri Naik, ci uniamo anche se non sappiamo a quale ci si riferisca, tutta la stanna davanti. Allora già da Facebook e da Twitter arrivano i primi messaggi, le prime domande, i primi bentornato naturalmente al Magro e insomma solite frasi ammiccanti. Remo comincia dicendo: non ho nessuna domanda, Samu Sanchez fuori del gioco, sì ma non ti credere, una bella citazione di Magrini. È quello che dicevo prima, insomma, non, per il podio intendiamo. Non sono fuori situazioni che possono nascere già oggi. Allora faccio una breve, non voglio salire in cattedra, ma sono, sai, due giorni senza microfono ti lascerò, vedi? Ti lascerò tranquillamente, allora, riprendere il ritmo. Oggi è una giornata particolare, lo sanno anche i Sassi, perché dopo il giorno di riposo ci sono dei corridori che la possono accusare. Ma la cosa più importante è che sono 15 giorni tutti quelli nel gruppo che non fanno una salita lunga, e oggi ci sono due salite molto importanti, quindi oggi potremo vedere anche veramente dei bei veglioni nel tritello e delle misciole. E forse il reale stato di forma di molti corridori che su salite brevi ho disputato in questo modo non è così facile. Esattamente. Tra un po' saluteremo anche degli ascoltatori di oggi, quelli del Van, così non cambiano canale. A tra poco, break. Dobbiamo prendere in considerazione anche i due corridori della Age Desert. E si tratta di Carlos Betancourt e di Domenico Pozzovivo. Carlos Betancourt, che è arrivato secondo domenica nella tappa di Firenze con un bello scatto, ha fatto davvero una gran bella azione il colombiano nel finale della tappa toscana di domenica scorsa. Peccato per lui, per quell'esultanza sul traguardo, convinto di averli ripresi tutti, e invece davanti c'era sempre Maxim Belkov. Si è giustificato il povero Betancourt dicendo che la radiolina era andata in tilt con tutta quell'acqua, non aveva più notizie dall'ammiraglia, e dopo aver superato il colombiano era convinto di averli appunto ripresi tutti e convinto di aver vinto. Ed è andato molto forte anche Domenico Pozzovivo, soprattutto nella cronometro, che non è la sua specialità. In questo momento in classifica Domenico Pozzovivo ha un ritardo intorno ai 3 minuti e 30 secondi. Il ritardo di Betancourt invece è di 5 minuti e 37 secondi. Pozzovivo 4.05 è in quindicesima posizione. Ed è la salita giusta per Domenico Pozzovivo, che ha scoperto, venendo in ricognizione, le due salite, sia Cason di Lanza che quella qui, anche se non è riuscito a vedere gli ultimi 4 chilometri perché quando è arrivato lui c'era ancora troppa neve. Non ha visionato invece queste salite per esempio Cadel Evans, altro uomo credo oggi in un senso o nell'altro da tenere d'occhio, perché Cadel Evans dopo la prima settimana del Giro d'Italia, Davide, a questo punto fa paura a tanti. Abbiamo capito perché all'ultimo minuto, comunque qualche settimana prima del Giro, ha detto sì al Giro d'Italia. Doveva prepararsi per il Tour de France, l'anno scorso non è andato benissimo al Tour, settimo in classifica generale, sembrava avviato verso il Viale del Tramonto, però mi sembra che sia un viaggio molto molto lento, nel senso che mi sembra che stia andando molto forte. Che sia lungo questo viale. Esatto. Perché zitto zitto è secondo in classifica con pochi secondi di ritardo da Vincenzo Nibali. 29 secondi appena a dividere il siciliano dall'australiano Cadel Evans. Evans che appunto non ha visionato queste due nuove salite, il passo di Cason di Lanza e l'altopiano del Montasio. Il Friuli che da un punto di vista ciclistico continua a regalare ogni anno delle bellissime sorprese, pensiamo soltanto allo Zoncolan, e oggi appunto andremo a conoscere insieme a voi che ci seguite da casa queste due nuove salite, che però già hanno fatto molto parlare di sé, perché sono veramente belle. Ne abbiamo parlato poco fino ad una settimana fa, ma quando sono venuto in ricognizione mi sono reso conto della difficoltà, soprattutto questo Cason di Lanza, senza parlare del Montasio. Ok, fino a Sella Nevea la salita è abbastanza regolare, 7-8%, saliranno 20 orari, ma in questi ultimi 4 km intanto c'è questa volata da parte del corridore della Vacansoleil. Una volata per il traguardo volante di Paularo. E questo tra l'altro è il paese da dove arriva la famiglia Pellizzotti. Lichtart e poi Bennati e Viviani, dunque vanno i due velocisti di questa fuga, Viviani e Bennati, a fare lo sprint ovviamente per il traguardo volante di Paularo. E dovrebbe vincere Elia Viviani e quindi va a guadagnare punti per la maglia rossa.
lui... già fa una certa impressione trovare in una fuga del genere, meglio in una giornata del genere, in fuga uomini come Viviani e come Bennati. Però abbiamo visto tantissimi tifosi lungo il percorso proprio per Elia Viviani, che ha nel proprio mirino soprattutto la maglia rossa, dunque la classifica generale a punti, perché il primo traguardo, i traguardi volanti danno 8 punti, lui in classifica quota 52, 61 punti per Cadel Evans, che è il che indossa quest'oggi la maglia rossa. E poi ci sono anche motivi affettivi, diciamo così, per Viviani, no? La fidanzata Elena Cecchini è udinese e quindi corre non sulle strade di casa ma su strade amiche. Torniamo in corsa adesso da Andrea De Luca a te. Siamo sempre alle spalle dei 13 fuggitivi che stanno comunque andando d'accordo, c'è stato solo lo scatto per i punti del traguardo volante e comunque c'è molta armonia in questo gruppo dei 13, anche perché sanno benissimo che dura 14 chilometri ad arrivare al passo Lanza, è già lì che capiremo quanti di questi possono avere speranze di arrivare fino al traguardo oppure no. Prima parlavate di questo Giro d'Italia, io facendo un sondaggio tra le varie squadre, incontrato direttori sportivi, massaggiatori qua e là, insomma il fattore B sarà importante in questo Giro d'Italia, che sarà il fattore bronchite, perché da quanto ne so io molte squadre hanno tanti corridori che in salute non ci sono proprio dopo la prima settimana di pioggia, di sbalzi, incredibili, quindi tanti corridori con bronchite, tanti corridori che hanno problemi anche di dissenteria, e quindi questo è da tenere di conto nella gestione di questo Giro d'Italia, perché potrebbero trovarsi dei capitani senza compagni di squadra. A voi la linea. Grazie Andrea, pensiamo per esempio a Scarponi, non per colpa di influenze o di bronchite o di problemi fisici maturati lungo il percorso, ma per colpa di una caduta. Lui già deve fare a meno di un elemento che sulla carta poteva da oggi in poi essere molto importante, Mattia Cattaneo. Ne approfittiamo anche per salutarlo, Cattaneo. Un uomo in meno che poteva essere davvero importante. Signori, questa è la salita verso il Gran Premio della Montagna di Casonna di Lanza. Sono due settori, il primo misura 6 km, i primi due con pendenze che sono intorno al 12-13%. Le due salite sono interrotte da un tratto in discesa di 2 km e la strada, come vedete, è abbastanza stretta. Si deve superare un dislivello di 1048 metri, la pendenza media è dell'8,5%, quella massima del 16%. Come dicevi Davide, divisa in due tronconi questa salita, dopo 6 km, dunque più o meno a metà, arrivati a Pian di Zermola, ci sono un paio di chilometri in discesa e poi si ricomincia a salire e lì ci sono anche quattro muri. Sono quattro muri in 6 km, pendenze che vanno dal 15 al 18%, è davvero una salita molto molto dura. Gran Premio della Montagna a 50 km dall'arrivo. A quota 1555 un GPM, ovviamente di prima categoria, così come di prima categoria il GPM posto al traguardo, all'altopiano del Montasio, lì saremo a quota 1519. Questo è già un tratto difficile ed è il primo, e come ho detto in precedenza sono circa 2 km, qualcosina meno. Per il momento il vantaggio dei 13 uomini al comando, che rimangono sempre tutti insieme, si mantiene sugli 8 minuti, 8.05 è stato il vantaggio massimo di questa fuga, ricordiamolo, partita dopo 30 km dal via, stamani da Cordenons. Tanto vedete c'è buona andatura nel gruppo, anche perché tutti i corridori sanno che dopo Paluaro la strada si restringe prima dell'inizio di questa salita. Un altro dei problemi di questa salita, Davide, è rappresentato proprio dalla larghezza estremamente ridotta della strada, perché ci sono in alcuni punti dove passa malapena una macchina. Sì, una salita davvero molto molto stretta. Qui non si può far finta, qua no, bisogna pedalare, non si può far finta. È anche forte. Adesso un tratto in discesa, tra l'altro in questo frangente la corsa ha fatto la strada vecchia, molto più bella, panoramica, sono passati sotto le cascate di Saltino, molto belle, e tra un po' anche il gruppo arriverà a Paluaro. C'è sempre la stana nelle prime posizioni del gruppo. Ecco, l'altro giorno nella tappa di Firenze qualche interrogativo sulla stana, Davide, perché nel finale ha fatto lavorare molto i suoi Vincenzo Nibali, tra l'altro senza però
attaccare a fondo Bradley Wiggins, che aveva accusato un'altra giornata di difficoltà in discesa. Nel finale era rimasto solo con un uomo, vale a dire con Tanner Kangert, e proprio negli ultimi chilometri era da solo Vincenzo Nibali. Questo cosa può significare in tappe dall'altimetria completamente diversa, a cominciare da quella di oggi, per esempio? Sarebbe un grosso problema. Intanto scusate, scusate dell'errore. Può essere che Nibali è attaccabile, perché in tappe come quella di oggi, ripeto, dal Gran Premio della Montagna di Cason di Lanza all'inizio dell'ultima salita ci sono una quarantina di chilometri dove, se tu sei da solo con la maglia rosa, è un problema, perché ti potrebbero attaccare e quindi correrebbe grossi rischi. Però bisogna dire che Tiralongo, dopo il giorno di riposo, potrebbe aver ritrovato quella salute che ha perso nei giorni scorsi, prima per la caduta e poi anche per la febbre. Ha avuto addirittura 38 e mezzo di febbre. Aru è un corridore giovane, intanto adesso sta tirando e quindi probabilmente dopo si staccherà. Bisogna vedere anche se Kessiakov riuscirà a stare con i più forti. Sicuramente l'uomo più in forma sembra l'estone Kangert, infatti adesso è lui che sta a ruota di Nibali e cerca di risparmiare energie, anche perché probabilmente sarà appunto l'ultimo uomo dell'Astana a rimanere con Vincenzo Nibali. Intanto una novità rispetto a quello che avevamo visto non l'anno scorso nei grandi giri, ma quest'anno almeno al Giro d'Italia: c'è tutto il blocco del Team Sky schierato là davanti. Team Sky che invece, ora magari esagerando un po' il concetto, però abbiamo visto spesso sparpagliato, non proprio in blocco, intorno a Bradley Wiggins. Ed è la prima volta in questo Giro d'Italia che vediamo tutti i compagni di squadra nella zona di Bradley Wiggins. Sulla sinistra la testa della corsa e battistrada, sulla destra invece quella che vedete inquadrata è la zona del traguardo. Zona del traguardo, vedete anche quel fiume di persone che sta adesso andando verso proprio il finale. Sono alcuni dei volontari che oggi appunto prestano servizio per garantire la sicurezza, la migliore riuscita possibile di questa tappa. Ci sono addirittura 1600 volontari tra alpini della Brigata Giulia, uomini della protezione civile, ci sono i donatori di sangue, ci sono i ragazzi dell'istituto linguistico, del liceo linguistico di Tarvisio, insomma davvero. Ci sono i vigili del fuoco, oggi uno schieramento di forze impressionante proprio per garantire la riuscita di questa tappa su strade che, come lo Zoncolano, sono veramente particolari. Pochi istanti, pochi secondi e il nostro collegamento comincerà anche su Rai 3, dunque in simulcast su Rai Sport 1 e su Rai 3 per seguire questa prima tappa della seconda settimana del Giro d'Italia. Si arriva in salita, da ora in poi davvero non ci si può più nascondere, arrivano le grandi montagne. L'arrivo di oggi, dopo 167 chilometri, è a quota 1519 all'altopiano del Montasio, il primo arrivo in salita del Giro. Anche il gruppo è sulla salita di Casona di Lanza, comincia proprio adesso. Subito dopo aver superato il traguardo volante di Paularo, dove ha vinto Viviani, dove è transitato per primo Viviani davanti a Lichtert e Bennati, dunque tre ovviamente degli uomini che sono al comando, che sono in fuga fin dal chilometro 30. Comincia anche per il gruppo la salita, una salita di 14 chilometri in pratica divisa in due, nel mezzo ci sono 2 chilometri in discesa dopo Pian di Zermula, e adesso cominciamo il collegamento anche su Rai 3. Arrivederci da... Locco, sponsor della maglia rosa del Giro d'Italia. Niente. Hai paura di stare...
Rai Sport con la partecipazione Sport. Follow all the scores, fixtures and table. Ufficiale del Giro d'Italia e Balocco, sponsor della maglia rosa del Giro d'Italia, presenta. Nelle rampe in salita, quello che vedete inquadrato è Kenny Daes, che insomma è un passista veloce, anche un velocista, lo possiamo chiamare, comunque il più veloce della Lotto Bellisol, che è il primo a perdere contatto. I corridori stanno affrontando il primo Gran Premio della montagna di Giorgio. Gentili telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con il Giro d'Italia. Le emozioni salgono in questa tappa tutta friulana, 167 km da Cordenonsa all'altipiano del Montasio. Le emozioni ci saranno tante, saranno tutte da vivere con la telecronaca di Francesco Pancani e Davide Cassani. Ci vediamo dopo al processo a tappa con tanti ospiti importanti. Adesso tutti sul passo di Cason di Lanza con Francesco Pancani e Davide Cassani. 167 km per questa tappa che prevede il primo arrivo in salita del Giro 2013, due Gran Premi della montagna di prima categoria, uno posto al traguardo dell'altopiano del Montasio, e sono due salite inedita, compresa quella che stanno affrontando adesso i corridori, il passo di Cason di Lanza, scollinamento a 1555 metri. Questi sono i fuggitivi perché è in corso un attacco partito alla chilometro 30, erano in 13, adesso però già qualcuno ha perso contatto ed è il caso di Daes, la belga della Lotto Bellisol. Dietro il gruppo della maglia rosa, il vantaggio massimo dei battistrada è stato di 8 minuti e 5 secondi, adesso il gruppo qualcosa ha recuperato, lo vedete anche in grafica, 6 e 35 il ritardo, e davanti una scena che avevamo visto poche volte finora in questo Giro d'Italia, vale a dire gli uomini del Team Sky a fare l'andatura in testa al gruppo, con in quarta posizione, lo avete visto per un attimo, ha fatto capolino Bradley Wiggins. È il primo arrivo in salita di questo Giro d'Italia, dopo la prima parte con salite brevi anche se dure come quella di Pescara, dopo il cronometro e dopo tanto brutto tempo, adesso ci sono salite lunghe, ripide come questa. Sono 14 km, il primo tratto misura 6, poi ci sono 2 km in discesa, ma sono soprattutto gli ultimi 6 che presentano pendenze molto molto significative. Fino a poco tempo fa questa strada era praticamente una mulattiera, qua siamo anche in zone tristemente famose per essere state teatro di violentissime battaglie nel corso soprattutto della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale, in modo particolare dopo la disfatta di Caporetto e il ritiro dell'esercito italiano. 6.35 con Popovic in prima posizione per quanto riguarda il gruppo al comando, la fuga al comando, questo invece dietro con il Team Sky. Oggi la sensazione è che Bradley Wiggins voglia provare, almeno provare a dare qualche segnale dopo i problemi che ha avuto nella prima settimana del Giro. Dovrà fare attenzione Nibali, nel 2013 Nibali, nel 452 Attila, perché in queste zone transitò appunto nel V secolo anche il famosissimo condottiero degli Unni, Attila, per invadere la nostra penisola. Tra l'altro sembra che il nome di questo passo sia legato per certi versi ad Attila, no Davide? Con questa salita inedita alla Cason di Lanza, la leggenda vuole che Attila, appunto invadendo l'Italia, qua abbia trovato una lanza magica che sarebbe stata capace, dice sempre la leggenda, di trafiggere più uomini insieme, anche di perforare i muri, anche se Attila in realtà cercava un'altra arma magica, vale a dire la spada di Marte, che gli avrebbe dato il potere assoluto sul mondo. Tanto Luca Paolini si stacca, anche Daniel Ossa. Questa è la coda del gruppo, già con diversi corridori che hanno perso contatto. Oggi c'è stato un tweet molto simpatico di Mark Cavendish che invitava tutti i suoi tifosi a vedere un filmato su YouTube sul lavoro in gruppo delle varie macchine che seguono la corsa. Ci sono, come sapete, due ammiraglie per ogni squadra, e diceva Cavendish: oggi ho l'impressione che starò molto insieme alla seconda ammiraglia, proprio perché insomma lui sa benissimo che insomma, non avrebbe tenuto per molto il passo dei migliori su queste salite.
Wiggins intanto ha messo davanti i propri compagni di squadra, c'è lo spagnolo Zandio, siamo ormai al termine del primo tratto impegnativo, tra un po' anche il gruppo affronterà quei 4 km con pendenze che sono intorno al 6-7%, ma lo ripeto, il tratto più duro è il secondo, gli ultimi 6 km di questa salita. La striscia rosa è andata a disegnare, a delimitare proprio l'altimetria di questa tappa che è lunga 167 km, non difficile. Nella prima parte era praticamente quasi completamente pianeggiante, proprio per questo motivo è stato difficile mandar via una fuga, infatti la prima ora di corsa ha avuto una media altissima, 49.500 addirittura. Andiamo in corsa da Andrea De Luca, motocronaca a te. Siamo alle spalle del gruppo che si è frazionato praticamente all'inizio della salita, noi siamo in questo momento dietro le spalle di un'ottantina di corridori che stanno salendo con il loro passo e tra l'altro c'è il blocco delle ammiraglie perché anche la macchina della giuria è bloccata da questo gruppo di corridori, quindi questo potrebbe essere un problema in caso di guai meccanici per qualche corridore in testa al gruppo, perché io credo che abbiamo già un distacco di un minuto dalla testa del gruppo in questa posizione e io sono posizionato praticamente davanti all'ammiraglia della Fana, che è la prima ammiraglia della lunga teoria di ammiraglie dietro di loro. Strada molto molto stretta, a voi la linea. Grazie Andrea, 60 km al traguardo, anche Filippo Pozzato della Lampre Merida sta perdendo contatto come aveva fatto poco fa anche Luca Paolini e sta perdendo contatto anche Tiziano Dall'Antonia della Cannondale. L'abbiamo visto abbastanza pimpante invece nelle prime posizioni del gruppo poco fa Damiano Caruso, altro uomo della Cannondale. Stato lui, il capitano della Cannondale. È stato chiamato all'ultimo minuto dopo il forfè di Ivan Basso, era in vacanza ed è stato costretto a fare le valigie e recarsi immediatamente a Napoli. È un corridore che potrebbe cercare di far classifica per entrare nei primi 15. L'anno scorso bravissimo, nonostante avesse la maglia bianca, ha sempre lavorato per Ivan Basso. E intanto siamo a meno di 60 km dal traguardo, sempre gli uomini di Bradley Wiggins davanti, lui non ama gli scatti, sta cercando di tenere un buon ritmo in questi primi chilometri davanti. Nel frattempo si assottiglia il gruppo dei fuggitivi, abbiamo visto già diversi corridori staccarsi, il ritardo adesso è intorno ai 6 minuti e 30 secondi. Dietro intanto il campione spagnolo, ecco al termine di questa galleria comincia un tratto più pedalabile. Una salita che più o meno a metà sarà spezzata anche da un paio di chilometri in discesa e poi Davide, come preannunciavi, dopo Pian di Zermula lì comincia veramente la parte davvero cattiva di questa ascesa. È naturale che se dovessero andare sul piano regolare potrebbero arrivare su in cima 30-40 corridori, altri rientrare nella lunga discesa, ma c'è il terreno ideale per attaccare. Parlo degli scalatori, parlo di coloro che potrebbero cercare proprio in questa salita di portare via un gruppetto di 5, 6 o 7 corridori ed eventualmente staccare uomini pericolosi per la classifica. C'è sempre Kangert, lo vedete con la maglia di campione nazionale estone, come ultimo uomo davanti a Vincenzo Nibali. Nelle prime posizioni del gruppo abbiamo visto anche la maglia rossa di Cadel Evans, lui infatti che guida la classifica a punti, maglia azzurra per Stefano Pirazzi, è lui il primo nella graduatoria dei Gran Premi della Montagna, maglia bianca per Wilco Kelderman. Nelle ultime posizioni del gruppo anche lui sta perdendo contatto, Maxim Belkov, che è il numero, la grande impresa l'ha realizzata nella tappa di Firenze, dove è arrivata per la seconda volta in questo Giro d'Italia fino al traguardo, la fuga partita la mattina, era già successo con Adam Hansen sul traguardo di Pescara. 50 km da solo è riuscito a resistere mantenendo una quarantina di secondi di vantaggio nei confronti del primo dei battuti, Carlos Betancourt, che tra l'altro è uno dei favoriti per il successo di oggi. Intanto questo è il gruppetto dei battistrada con Popovic in prima posizione, poi vedete Gatto, l'uomo della Omega Pharma Quickstep e il belga Serge Pauwels. Di questo gruppo fa sempre parte anche Elia Viviani. Sì, per il momento è riuscito a tener duro, si staccherà probabilmente nella seconda parte, negli ultimi 6 km, ma a proposito di Katiuscia, un elogio particolare per Angel Vizioso. Oggi non è partito, è vero, nella tappa di Cordenons, dunque ha abbandonato nel giorno di riposo il Giro d'Italia, però pensate che domenica ha
concluso la tappa di Firenze e poi ha fatto degli esami radiografici e aveva praticamente fratture in tutto il corpo, polso ma non solo, tre costole e anche la clavicola. Pensate un po', con queste... frattura al polso, tre costole e clavicola fratturate ed è comunque arrivato fino al traguardo. Oggi chiaramente il povero vizioso non ha preso il via. Sei uomini del Team Sky e poi gli uomini della Astana, c'è anche Scarponi, ma tutti gli uomini di classifica naturalmente sono lì davanti, anche la coppia della Jeux Desert, Pozzovivo e Carlos Betancourt. Una delle squadre, una delle coppie anzi, quella formata da Pozzovivo e da Betancourt, da cui oggi forse ci si aspetta qualche cosa di particolare. In due fanno più o meno 110 kg, sono due pesi piuma, però in salita vanno davvero forte. Carlos Betancourt va forte già da un po' perché è arrivato terzo alla Freccia Vallone, si è piazzato anche alla Liegi Vastoliegi, ha sfiorato il successo a Firenze e questo intanto è il tratto di 2 km in discesa. E lo affrontano in testa Jaroslav Popovic e Oscar Gatto. Da notare, un po' allungato adesso il gruppo al comando di cui fa parte anche sempre Machado, che è quello messo meglio in classifica generale con un ritardo di un quarto d'ora comunque da Nibali. E come al solito manto stradale perfetto. Io sono venuto in ricognizione 13 giorni fa. Attenzione perché adesso c'è un problema per Vincenzo Nibali. Problema per Nibali, si è fermato immediatamente una compagna di squadra, probabilmente una foratura per Vincenzo Nibali, che comunque adesso è ripartito, qualcosina ha perso, però dovrebbe essere stato abbastanza immediato il cambio della ruota per Vincenzo Nibali. Sono stati avvertiti subito anche gli altri compagni di squadra, dunque altri uomini della Astana, che immediatamente si sono fermati per aspettare Vincenzo Nibali. Andiamo da Andrea De Luca. Andrea, stiamo risalendo il gruppo, praticamente alle nostre spalle c'è proprio l'ammiraglio della Astana, che quindi è impossibilitata adesso a intervenire su Vincenzo Nibali. Per fortuna aveva dei compagni di squadra. A proposito dei compagni di squadra, abbiamo visto tra i primi a staccarsi Fabio Aru, che era una pedina importante per Vincenzo Nibali. Purtroppo il giovane sardo non sta bene, dissenteria per lui, quindi cercherà di tenere duro per dare una mano più avanti a Vincenzo Nibali. Noi siamo con l'ammiraglio, seguiamo adesso, vediamo l'inseguimento proprio al gruppo di testa. Voi la linea, vai. Grazie Andrea. Allora, abbiamo rivisto con la lente in ingrandimento nel replay, probabilmente, anzi sicuramente non è stata una foratura, aveva dei problemi con il cambio. Secondo me proprio nel momento in cui ha cercato di cambiare rapporto gli è scesa la catena e non è riuscito a sistemarla, ed è per questo che è stato costretto a fermarsi. Tra l'altro noi avevamo visto la seconda parte di quanto è successo a Nibali e credo che sia tornato indietro il compagno della Astana, perché lì era rimasto da solo Vincenzo, perché era l'ultimo dei esatto. corridori della Astana. Tanto questi sono i fuggitivi con Rodriguez, Jackson Rodriguez dell'Androne Venezuela. Ed è qui che comincia la parte più difficile della salita, 6 km al Gran Premio della Montagna. Non deve trarre in inganno chiaramente la perfezione del manto stradale, perché come detto è appena stato riasfaltato. Hanno questa fatto... strada che veramente fino a poco tempo fa era una mulattiera, dunque sembra tutto facile, sembra una strada bella e anche non particolarmente in pendenza, invece Davide l'hai pedalata e qua è tosta. Ti dico, secondo me è una delle salite più difficili, bisogna dire che è a 50 km dal traguardo, però ci sono questi quattro muri, soprattutto il terzo, con pendenze che vanno dal 16 al 18% e il tutto per almeno 1000 metri, quindi c'è terreno ideale per attaccare, e parlo degli scalatori puri. Poi bisogna vedere, perché anche l'altro giorno Marina di Oche in una salita al 4% ridicola ci sono stati attacchi ed è stata bellissima. In altre salite invece molto più impegnative nessuno si è mosso e naturalmente non è successo niente. Sulla destra vediamo l'altimetria nel dettaglio di questa salita, una salita formalmente cominciata a Paularo, adesso però dopo il tratto in discesa di Pian di Zermula comincia la parte veramente difficile, veramente impegnativa e pericolosa. Tanti corridori montano come rapporto più agile 39-29, altri hanno preferito la compact a 34 come moltiplica piccola e 28 come pignone più
grande, quindi per avere un rapporto molto molto agile. Per il momento il Team Sky sta utilizzando ancora uomini che non sono propriamente da salita, no? Perché abbiamo visto che in prima posizione a tirare il gruppo c'è Zandio. Tanto da solo adesso al comando il corridore della Androni Venezuela. È il venezuelano Jackson Rodriguez, anche lui faceva parte della fuga iniziale, fuga che chiaramente si sta piano piano frantumando andando verso le pendenze più pericolose, più dure di questa salita. In seconda posizione abbiamo visto spuntare la maglia gialla della Fantini Sella Italia di Oscar Gatto. In gruppo viene segnalato invece in difficoltà Paolo Tiralongo, e questa per Nibali sicuramente non è una bella notizia. Basta guardare queste immagini per capire la difficoltà della salita. Sui pedali, rapporto agile. Adesso Jaroslav Popovic dietro Oscar Gatto. E l'inquadratura dall'elicottero non testimonia esattamente la durezza di questa ascesa, Davide. Bisogna più che altro concentrarsi sulla pedalata dei corridori per capire quanto stanno faticando adesso. Sono nel tratto in discesa invece quelli del gruppo, sempre con gli Sky davanti. Chiediamo conferma sul momento difficile di Paolo Tiralongo ad Andrea De Luca. Qua però vediamo anche in coda alla gruppo Ryder Esiedal, il vincitore del giro dell'anno scorso. Andrea, a te. Sul volto di Tiralongo si vedeva proprio la fatica dovuta a uno stato di salute non ottimo. Aveva 39 di febbre durante l'ultima tappa, quella Firenze, grande bronchite per lui. Sta veramente stringendo i denti in questo Giro d'Italia, sfortunatissimo dopo la caduta al rifornimento in una delle prime tappe con il ginocchio gonfio. Lui che si è presentato qua alla Corsa Rosa, reduce da un bel Giro del Trentino dove era stato prezioso per Vincenzo Nibali. A voi la linea. Grazie Andrea. A proposito però di corridori che non hanno una grandissima forma, cosa ci puoi dire di Ryder Esiedal? Perché l'abbiamo visto in coda al gruppo. Io al momento mi trovo alle spalle di alcuni corridori, perché praticamente la corsa è esplosa letteralmente appena iniziata la salita. Avremo superato con la moto di Massimo Valeri almeno una quindicina di gruppi. Io credo che il gruppo Maglia Rosa sia composto da non tantissime unità, perché noi abbiamo superato e continuiamo a superare veramente tantissimi corridori. Appena con la macchina giuria riusciremo ad arrivare alle spalle, terrò d'occhio meglio la situazione. Voi la linea. Perfetto, grazie Andrea, anche perché insomma è sempre un problema, perché chiaramente la giuria non sempre dà il permesso di superare quando ci sono dei gruppetti. Questa anche per i motociclisti è la situazione più difficile, perché non c'è il gruppo principale con il famoso gruppetto dei velocisti dietro. Qua ci sono corridori un po' dappertutto. Tanto vedete quei numeri sull'asfalto, da 2013 a 472, e quel numero sarà in cima al Gran Premio della Montagna ad indicare appunto il passaggio di Attila su queste, non su queste strade perché strade non c'erano, no? Ma in queste zone. Tra l'altro abbiamo scoperto che i ragazzi, gli studenti dell'Istituto Alberghiero di Paolaro hanno, attenzione perché adesso ci sono degli scatti in testa al gruppo con Pellizzotti che prova ad allungare insieme a un compagno di squadra. Diego Rosa mi sembra. Quindi Pellizzotti, il corridore di casa, lo abbiamo detto, lui che è di Paolaro, la famiglia arriva proprio da questo paese, l'attacco. Tra l'altro Pellizzotti è venuto a visionare il percorso pochi giorni prima della partenza di Napoli. E ricordiamo che in testa alla corsa c'è un suo compagno di squadra, dunque una tappa che in casa Androni avevano evidentemente cerchiato in rosso fin da quando è stato presentato il Giro d'Italia, che hanno studiato e che hanno preparato tatticamente, perché solo così si può leggere appunto l'azione davanti il Jackson Rodriguez e il fatto che adesso sia scattato non da solo Pellizzotti ma proprio con un altro suo compagno di squadra. Perché dalla vetta mancano 50 km, uno da solo difficilmente può raggiungere il traguardo, davanti può avere eventualmente un compagno di squadra come Jackson Rodriguez, e staremo a vedere fino a che punto può resistere questo giovane neoprofessionista Diego Rosa. Pellizzotti in classifica generale ha un ritardo di 5 minuti e 3 secondi da Vincenzo Nibali, però in testa alla gruppo per il momento nessuno si è mosso quando è scattato Pellizzotti. Perché mancano ancora tanti chilometri, Pellizzotti non è uomo che è marcato a vista, adesso però vedete il gruppo sempre
con meno elementi. E torniamo in corsa da Andrea De Luca, vai. Notizia importante, Ryder Esedal non fa più parte del gruppo Maglia Rosa, ha già un distacco di circa 300 metri. Il gruppo è alle spalle della Maglia Rosa ed è composto da una trentina di unità, tra cui anche i suoi compagni, e sono proprio loro che cercano di dettare il ritmo. Però brutto segno questo per Ryder Esedal. A voi la linea. Grazie Andrea, questa è una notizia importantissima, lo avevamo visto in difficoltà, appena cominciata la salita, appena ripresa la salita dopo il tratto in discesa di 2 chilometri, Ryder Esedal, pensavamo in un possibile sviluppo diverso di questa tappa, considerando che c'erano due uomini della Garmin Sharp in fuga, dunque molti si aspettavano, eccolo là intanto Ryder Esedal con il numero 1 subito alla ruota dell'uomo della Cannondale con la maglia verde, facilmente riconoscibile, si tratta di Sabatini, e questo può essere il definitivo abbandono a qualunque ambizione di classifica per Esedal, anche perché Davide, mancano ancora diversi chilometri per arrivare a questo Gran Premio della Montagna e poi c'è la lunghissima salita verso l'altopiano del Montasio. Oggi uscirà definitivamente dalla classifica generale, c'era anche la maglia azzurra in questo gruppetto, Stefano Pirazzi. Intanto stanno continuando a guadagnare i due dell'Androni Venezuela con Diego Rosa e con Franco Pellizzotti. 4:19 intanto è il vantaggio della testa della corsa sulla gruppo Maglia Rosa. Rosa, scusate gioco di parole, e Pellizzotti che intanto vanno a riprendere uno degli uomini che era in fuga fin da stamani, vale a dire David Miller. Pensate che Diego Rosa corre su strada da 2 anni. E non mi sono sbagliato, 2 anni, era bravissimo in mountain bike, azzurro, partecipava a Coppe del Mondo, a Campionati del Mondo, poi un paio di anni fa, proprio in una prova valevole per la Coppa del Mondo in Sudafrica, cadde e si fece male ad una mano. Per continuare gli allenamenti prese una bicicletta da strada, andò talmente bene che ha lasciato la mountain bike e si è dedicato al ciclismo su strada. L'anno scorso proprio qui ha vinto la sua prima corsa tra i dilettanti, tra gli elite, ha vinto il Giro della Regione della Friuli Venezia Giulia e adesso si ritrova professionista. Mi dicono che sia davvero un corridore molto molto forte. Intanto sono rimasti una trentina nel gruppo della Maglia Rosa e noi torniamo in corsa da Andrea De Luca, vai! E siamo proprio al fianco di Ryder Esedal, sul suo volto proprio la sofferenza. Pensate che ha perso contatto anche dal gruppetto di cui faceva parte, tirato dai suoi compagni. I suoi compagni se non tornati sono voltati, hanno capito che non c'è proprio nulla da fare. Ryder Esedal oggi finisce le sue ambizioni di fare il FIS in Maglia Rosa. Adesso ci stiamo riportando velocemente sul gruppo della Maglia Rosa e lasciamo Esedal al suo destino. Questo è il ciclismo. A voi la linea. Grazie Andrea, intanto abbiamo visto che si è formato un terzetto alle spalle di Jackson Rodriguez con Machado, con Gatto e con Serge Powells, tutti uomini ovviamente che facevano parte della fuga iniziale. Questo invece è il battistrada, Jackson Rodriguez nel gruppo della Maglia Rosa, in ultima posizione abbiamo visto anche Samuel Sanchez. E adesso comincia il tratto più difficile della salita con Jackson Rodriguez tutto solo al comando. Certo che sta facendo davvero una gran bella selezione questa salita, perché come detto sono rimasti al massimo una trentina nel gruppo Maglia Rosa. Abbiamo visto anche Gesink, abbiamo visto Wening con Kelderman, il leader della classifica riservata ai giovani. Per il momento rimane compatta la Sky là davanti nelle prime posizioni, c'è anche Damiano Caruso. Sempre Zandio. Sono rimasti due uomini, Annibali, sono due quelli della Astana. E sono in 6 invece quelli del Team Sky. 53 km al traguardo, adesso stanno affrontando uno dei tratti in assoluto più duri di questa salita del passo di Cason di Lanza. Il ritardo del gruppo 4 minuti e 15 secondi. La coda invece è cronometrata a 5 minuti e 30 secondi. Altri gruppetti chiaramente, esatto. Perché insomma adesso è anche difficile effettuare con precisione un cronometraggio giusto sulla testa del gruppo, si può fare il cronometraggio perché poi sono un po' sparpagliati. Tanto adesso Diego Rosa ha perso qualche metro nei confronti del campione italiano, tutta Paolaro su questa salita per incitare proprio il corridore che vedete adesso inquadrato. Vedete anche la differenza di pedalata tra
Pim Ligtard, che è quest'ora in prima posizione in questo gruppetto olandese della Vacanze Lelle, e Franco Pellizzotti, che lo va a riprendere, credo anche a staccare con una certa facilità, così come aveva fatto in precedenza con David Miller, che probabilmente era stato anche fermato per aspettare gli altri uomini della Garmin e cercare di limitare i danni. Di più, oggi non possono fare limitare i danni in una giornata che potrebbe essere davvero disastrosa per Ryder Esiedal. Per il momento è rimasto solo con un uomo il canadese, si tratta di Danielson, Thomas Danielson, lo statunitense, l'avete visto con la maglia numero 2. La giornata della crisi, qualche avvisaglia, qualche segnale c'era stato anche nei giorni scorsi, oggi è la giornata della crisi vera per Ryder Esiedal, che da già adesso, quando mancano ancora diversi chilometri prima del primo Gran Premio della Montagna e manca tutta la salita verso l'arrivo dell'altopiano del Montasio, già qui ha perso pesantemente contatto. Torniamo in corsa, Andrea De Luca, a te. Per segnalarvi le difficoltà della maglia bianca, Wilco Kelderman, l'olandese, si è staccato un centinaio di metri fa dal gruppo maglia rosa, adesso Tuft dell'Orica Grinegia si è staccato, pedala sempre nelle ultime posizioni del gruppo anche Samuel Sanchez, davanti a lui Danilo Di Luca, a voi la linea. Grazie Andrea. Samuel Sanchez, ritardo per lui, 3 minuti e 43 secondi, non è stato impeccabile tutt'altro nella cronometro. Quale può essere il ruolo di Samuel Sanchez in questo Giro d'Italia? Lo abbiamo capito, Davide. Secondo me cercherà di vincere una tappa, non oggi, perché adesso a fatica riesce a tenere la ruota dei migliori. Intanto il ritardo di Pellizzotti dalla testa della corsa è di 3 minuti e mezzo, davanti c'è sempre da solo Jackson Rodriguez con un uomo della Radio Shack ed è Popovic. Mi sembra Machado che si sta riportando sulla testa della corsa. 3 minuti e mezzo, continua a calare il vantaggio di Jackson Rodriguez. Powells con Gatto, fra l'altro oggi secondo i bookmakers, a proposito di Gatto e della Fantini Sella Italia, il favorito numero uno di questa tappa era proprio un uomo della formazione di Luca Scinto, vale a dire Mauro Sant'Ambrogio. Nonostante non sia uno specialista, si è difeso abbastanza bene nella crono di Saltara, è un corridore che però sta andando forte dal mese di gennaio, quando riuscì ad arrivare secondo in una tappa al Tour de San Luis. È sempre andato forte, non so fino a che punto potrà resistere, 3 settimane sono lunghe, lui non ha mai fatto classifica in una grande corsa a tappe, sta comunque facendo una grande prova e oggi riusciremo a capire fin dove potrà arrivare. Per sua fortuna si è presentato al Giro d'Italia con una valanga di piazzamenti, perché se non sbaglio ha fatto 6 secondi posti, ma alla fine anche con una vittoria a Sant'Ambrogio. Esatto, 6 secondi posti, una vittoria alla Gran Premio Industria Artigianato di Larciano. Intanto è transitato al cartello dei meno 3 al Gran Premio della Montagna Franco Pellizzotti e adesso torniamo da Andrea De Luca. Gruppo maglia rosa che si sta riportando su Diego Rosa e vedono Pellizzotti avrà un vantaggio di non più di 100 metri, abbiamo superato Ligtard, pedalava all'indietro, veramente impiantato sulla strada, adesso stiamo superando anche Giampaolo Caruso della Catiuscia che ha appena perso le ruote del gruppo maglia rosa, che perde pezzi a ogni centinaio di metri in cui si procede verso la vetta. Voi la linea. Grazie Andrea, qua intanto stiamo vedendo il gruppo della maglia rosa con Gesing, c'è anche Giampaolo Caruso in questo gruppo, che comprende anche Niemez e Scarponi, i due della Lampre Merida, ci sono i due della Age Desert, vale a dire Betancourt e Pozzovivo, quasi tutto il blocco della Team Sky, mentre è rimasto solo un uomo, Vincenzo Nibali, e si tratta di Tanel Kangert, è da solo anche Cadel Evans. Intanto 2 km alla GPM per Jackson Rodriguez, che adesso sta per essere ripreso dalla portoghese della Radio Shack, vale a dire Thiago Machado. E diventa interessante la situazione per Pellizzotti, perché si troverà davanti un compagno di squadra che potrebbe attenderlo nella lunga discesa. Vedete che adesso il gruppo continua a perdere elementi. Adesso sta perdendo contatto anche Samuel Sanchez, c'è anche Maika che fa parte di questo gruppo, è il capitano della Saxo Tinkov. Il gruppo della maglia rosa sempre più ridotto, perché ora sono rimasti una ventina.
in difficoltà Henao, l'ultimo uomo del Team Sky, doveva essere proprio Henao. Ed è il sesto della generale, anche Danilo Di Luca con la maglia gialla in difficoltà. Poi Petrov, poi per la Lampre, vediamo che sta perdendo contatto anche Serpa Perez. Attenzione perché questo è Samuel Sanchez, ne manca ancora tanta di strada per arrivare al Gran Premio della Montagna per questo gruppo, e sta perdendo contatto Samuel Sanchez. Rimane invece in ultima posizione, ma per il momento nel gruppo dei migliori, Giampaolo Caruso della Katiuscia. Sempre loro, sempre Sitov alla comando. Poi c'è Dario Cataldo in seconda posizione, dunque dà l'impressione di aver decisamente recuperato, no? Dario Cataldo dopo alcuni giorni davvero molto molto difficili, una gastroenterite che lo aveva colpito subito dopo la cronosquadre, vinta fra l'altro dalla Team Sky di Ischia. Facciamo un po' anche un riassunto della situazione con Andrea De Luca. Questo intanto è Xandio che sta perdendo contatto della Team Sky, ha fatto l'andatura fino a poco fa, gruppo della maglia rosa che intanto è andato a riprendere De Ice. Andrea, a te. Sì, per dirvi qualche nome di quelli meno conosciuti, Mouret della France de Jaune, il gruppo maglia rosa in ultima posizione, può ingannare la visione parziale che avete voi, c'è Trofimov della Katiuscia, Giampaolo Caruso si è staccato, fa parte di questo gruppo anche Carlos Alberto Betancourt, poi abbiamo visto anche il Inciausti della Movistar, fa parte di questo gruppo, c'è anche Eros Capecchi. Questi alcuni nomi, c'è anche Damiano Caruso, lo vedo là davanti, e il lungo Gesink con la maglia del team Blanco, sono due corridori della G2R, la mondiale, vediamo, vedo Betancourt, no, però no, vediamo se scorgono, mi sembra di scorgere Domenico Pozzovivo, io vedo solo una maglia della G2R, la mondiale, adesso starò più attento, c'è, e esaminerò, intanto siamo a quota neve, eccolo, c'è, ecco, allora eccolo adesso davanti a Betancourt proprio, siamo a quota neve adesso, a voi la linea. Grazie Andrea. C'è anche Valerio Agnoli, compagno di squadra di Vincenzo Nibali. Davide, abbiamo parlato della possibilità di un eventuale piano B, questo intanto è Trofimov, sì, non è Caruso ma è Trofimov della Katiuscia, e con il 141 Eros Capecchi della Movistar. L'eventuale possibile piano B della Team Sky con Sergio Henao, dunque a questo salta. Punto possiamo dire che non c'è nessun piano B, forse con Uran. Potrebbe essere il piano C con Rigoberto Uran. Sì, però la vedo più dura, considerando che Henao è anche forte al cronometro, insomma se la cava al cronometro. L'impressione è che continueranno a correre sempre solo per Bradley Wiggins. Ha messo i compagni, intanto Carlos... Sta chiamando l'ammiraglia, Carlos Betancourt, e la vedo dura perché... con tutti questi corridori sparpagliati non credo che sia proprio lì dietro l'ammiraglia della G2R. Sempre lì davanti anche Michele Scarponi con Niemez, compagno di squadra, pedala come al solito molto bene, a differenza di altre occasioni molto agile la sua pedalata. Meno di un chilometro al Gran Premio della Montagna per il battistrada per Jackson Rodriguez. Questo che vedete invece inquadrato con la telecamera piazzata sull'elicottero è il secondo, vale a dire Thiago Machado. Il gruppo della maglia rosa è a quasi 4 minuti, 3.57 per la precisione, dalla battistrada. Eccolo qua, dal venezuelano Jackson Rodriguez. Non ha dato il permesso la giuria all'ammiraglio dell'Androni di passare, ammiraglio dell'Androni che è sempre alle spalle di Thiago Machado. Questo è l'ultimo muro di questa salita, poi gli ultimi 700 metri sono molto molto facili. Torniamo da Andrea in corsa. Sì, per segnalarvi, dicevate di Betancourt che si sbracciava per chiamare la sua ammiraglia, ma al momento alle nostre spalle ci sono solo 5 ammiraglie. L'ultima è l'ammiraglia del team Lampre Merida. E poi c'è il vuoto, è difficilissimo superare per le ammiraglie una strada così stretta, così tanti corridori. Quindi questo è un problema che si aggiunge a chi dovesse finire il beveraggio. A voi la linea. Grazie Andrea, infatti lo avevamo immaginato che sarebbe stato un problema per Betancourt avere l'assistenza della propria ammiraglia. Il gruppo maglia rosa intanto ha ripreso anche un altro dei fuggitivi, vale a dire Daniele Bennati, e qua rivediamo appunto Betancourt che alza il braccio proprio per segnalare alla giuria
la richiesta di intervento dell'ammiraglia. Ormai è vicinissimo al Gran Premio della Montagna Jackson Rodriguez, che va dunque a prendere i punti di questo GPM, che è una prima categoria. Ricordiamo che l'ordine delle ammiraglie segue la classifica generale e quindi Nibali, avendo la maglia rosa, ha l'ammiraglia numero 1. Sempre che non ci siano penalizzazioni, perché per esempio l'altro giorno l'ammiraglia della Astana, nonostante Nibali fosse in maglia rosa, era la numero 23, dunque era l'ultima, perché era stata penalizzata appunto per una scorrettezza, così almeno aveva riscontrato la giuria, fatta in corsa il giorno precedente. Siamo adesso in vista del Gran Premio della Montagna con Jackson Rodriguez. Per lui adesso una discesa di 12-13 km, strada sempre stretta. Ci sono anche una serie di tornanti e altri tratti invece molto molto veloci. E vedremo se qualcuno cercherà di forzare proprio in questo tratto di discesa. Già pronto con la mantellina Jackson Rodriguez per coprirsi, per prepararsi ad affrontare questa discesa, mentre arriva con un ritardo di una quindicina di secondi alla Gran Premio della Montagna anche Thiago Machado. Il ritardo del portoghese 18 secondi da Jackson Rodriguez. Adesso aspettiamo soprattutto Franco Pellizzotti e poi il gruppo della maglia rosa. Già passati 40 secondi. Powells e Oscar Gatto. Questi sono gli altri uomini che erano in fuga con Rodriguez, con Machado. Sono loro i prossimi ad arrivare al GPM. Poi all'ultimo rilevamento era segnalato con 3 minuti e mezzo dal battistrada Franco Pellizzotti, che dunque dovrebbe aver guadagnato una trentina di secondi nei confronti del gruppo, ma avremo un'idea più precisa adesso al passaggio alla GPM, anche perché mi sembra insomma che ora Sitsuba stia facendo un ritmo molto interessante in testa al gruppo. Gruppo forte di una ventina di unità. Decker. Altri uomini che facevano parte della fuga, Decker, abbiamo visto Elia Viviani, e qua siamo nella discesa così impegnativa, così difficile. Si stanno coprendo anche Viviani e Decker prima ancora di arrivare alla GPM, preparandosi proprio alla discesa. E ancora una volta i lavori sono stati fatti alla perfezione. Enzo Kainer, come al solito, ha cercato di curare i minimi dettagli in questa tappa con queste salite inedite. Asfalto perfetto, soprattutto nel tratto in discesa. Importante in modo particolare qua il lavoro delle moto per l'assistenza tecnica, no? Perché qua appunto la strada è veramente molto stretta, dunque superare i corridori è veramente un problema sia per la macchina dell'assistenza, quella generale per tutti, sia per le ammiraglie delle varie squadre. In caso di necessità, anche se insomma con un asfalto così perfetto, così nuovo, chiaramente si riduce drasticamente anche il rischio della foratura, però insomma il problema meccanico ci sta sempre. Mure della FDJ. Intanto poco più di 2 minuti il ritardo di Elia Viviani al Gran Premio della Montagna. Mentre il gruppo della maglia rosa è a 500 metri dal Gran Premio della Montagna, il povero Betancourt si dispera, scuote la testa adesso, come a dire, oh, questa miraglia me la fate arrivare oppure no? È praticamente finita la salita. E adesso attenzione, perché arrivano davanti gli uomini di Vincenzo Nibali. La discesa può essere il terreno del siciliano e ora si è piazzato in prima posizione Valerio Agnoli, che non ha lavorato nel corso di questa salita, è sempre rimasto nella pancia di questo gruppetto, così come dietro in scia è rimasto anche Tanner Kangert. Il lavoro in salita lo hanno fatto gli Sky, ma ora attenzione, perché siamo alla Gran Premio della Montagna con il gruppo maglia rosa in ritardo di 3 minuti e 35 secondi. Tanto allungato il gruppo dei migliori, siamo adesso in discesa, abbiamo visto per qualche istante Oscar Gatto, ma siamo tornati sul gruppo maglia rosa.
ci sono un paio di fratture all'interno del gruppo della maglia rosa. Qua invece stiamo seguendo la discesa di Jackson Rodriguez, più agevole il lavoro anche delle nostre moto di ripresa quando davanti c'è solo un corridore, perché c'è chiaramente la possibilità di stare a ruota della battistrada senza creare problemi per la sua discesa, appunto per l'impostazione delle curve. Pellizzotti è transitato con un ritardo di 2 minuti e 20, 2 minuti e 20 il ritardo di Pellizzotti. Diego Rosa che è con il gruppo praticamente della, il gruppo della maglia rosa, 3 minuti e 35. Adesso interessante andare a capire quel che potrebbe succedere. La strada è stretta, ci sono rettilini, ci sono tratti molto veloci, c'è poi un segmento con diversi tornanti. Naturalmente il tratto più difficile per corridori come Bradley Wiggins non è quello dei tornanti, perché lì più o meno tutti vanno alla stessa velocità, ma quelli dove bisogna raggiungere anche i 75-80 km/h, dove magari bisogna capire se rischiare, soprattutto quanto rischiare impostando le varie curve. Intanto abbiamo visto che si è formato un terzetto all'inseguimento di Gatto e di Powells. C'era Decker con Cialdini e Viviani. Qua siamo tornati invece sulla battistrada su Jackson Rodriguez. Torniamo da Andrea De Luca in corsa. Abbiamo visto chiaramente il cambio di ritmo impresso dagli uomini di Vincenzo Nibali quando mancavano 200 metri al Gran Premio della Montagna. Ha causato una frattura e in discesa nel primo chilometro è stato proprio Cadel Evans a spendersi per andare a ricucire tra i due gruppi che si erano formati. Adesso siamo un po' rallentati da un corridore del team Sky che non sta tenendo il ritmo degli altri, però non riesco a vedere di chi si tratti. A voi la linea. Grazie Andrea. Qua intanto nelle prime posizioni del gruppo vediamo Agnoli con Nibali in seconda posizione. Per il momento Wiggins sembra non avere problemi in questa discesa. Io credo che in una discesa del genere potrebbe difendersi, perché prima di tutto l'asfalto è asciutto. Poi tra un po' ci saranno tornanti dove c'è la possibilità per Wiggins, anche se come vedete tiene sempre una decina di metri di spazio tra lui e il corridore che lo precede, poi cerca di recuperare quello che ha fatto adesso, ha anche cambiato tubolari rispetto ai giorni scorsi. Con l'asfalto bagnato sarebbe stato un grosso problema, con l'asciutto invece un po' meno. Questo è Gesink che chiude il gruppo della maglia rosa, gruppo allungatissimo, sono una ventina. Tra l'altro è transitato in questo momento un gruppettino con Emanuele Sella al Gran Premio della Montagna. 6 minuti e mezzo il ritardo. 3:20 invece il vantaggio di Jackson Rodriguez sul gruppo maglia rosa, che ha recuperato una decina di secondi, non di più, al venezuelano. Torniamo da De Luca. Stiamo scendendo tra i 60 e i 70 all'ora, naturalmente grandi frenate quando ci sono questi tornanti che danno praticamente nel vuoto. Impressionante la visuale che abbiamo, la nostra soggettiva, però c'è da segnalare, come dicevate voi, l'asfalto è perfetto e poi protezione come si vedono durante l'inverno sui campi da sci per la sicurezza degli atleti. Noi proseguiamo la nostra picchiata, a voi la linea. Grazie Andrea, è veramente una picchiata più che una discesa questa qua. È vero che ci sono delle protezioni, perfetto il lavoro di organizzazione proprio per mettere in sicurezza questa discesa, però insomma, ecco, questo è uno fanno dei paura tratti, quei tornanti. Era uno dei tratti più insidiosi, non questo perché qui adesso siamo in un tratto in leggera discesa, ma prima ci sono 3 chilometri dove si può andare molto molto veloci. Tanto vedete come disegnano le curve i corridori, quasi tutti non la conoscono, qualcuno ha mandato in nuova scoperta tecnici come il Team Sky, Dario Cioni è colui che è venuto a controllare la situazione sia la salita che la discesa,
Non mi sembra che ci sia particolarmente impegno da parte di Agnoli, anche perché sta mangiando in questo frangente, però comunque preferiscono stare in prima e in seconda posizione. Due corridori della strada. Agnoli che ha risalito le posizioni del gruppo quando mancavano 150 metri al Gran Premio della Montagna, proprio per tenere davanti ora in discesa Vincenzo Nibali, mentre Cataldo, che è l'uomo che avete visto in terza posizione, il primo con la maglia nera della Team Sky, si volta continuamente per verificare che Wiggins ci sia sempre. Bisogna sempre controllare, sì. 3 minuti e 26 intanto il vantaggio di Jackson Rodriguez. Questo è il gruppo maglia rosa che dovrebbe ricompattarsi in fondo a questa discesa che in teoria finisce a chiusa forte, anche se insomma l'ultimo tratto, possiamo dirlo, è un falso piano. Gli ultimi 11 chilometri sono un lungo falso piano, strada bella larga, larghissima. Lì ci sarà la possibilità appunto che si possa ricompattare questo gruppo con tutti gli uomini di classifica, tutti non proprio, perché ha perso pesantemente contatto Ryder Esiedal in quella prima settimana di giro, con questa tappa che inaugura la seconda settimana. La prima vittima illustre l'ha già fatta ed è proprio il vincitore dell'anno scorso, perché definitivamente con oggi fuori dalla classifica Esiedal. Siamo quasi in a fondo con il fuggitivo, intanto bastano un paio di curve per dare la possibilità ai due corridori della Stana di guadagnare qualche metro. Controlla Nibali, ma non mi sembra che abbiano intenzione di attaccare, vedremo se lo faranno in questo tratto, ma secondo me no. Anche perché Davide, tatticamente insomma non sarebbe una grande mossa sulla carta, no? Un attacco adesso di Nibali con Agnoli, considerando che c'è un tratto, possiamo considerarlo di pianura, lungo, sono 12 km prima di arrivare alla base dell'ultima salita. Non andrebbero da nessuna parte perché Bradley Wiggins ha diversi compagni di squadra che potrebbero aiutarlo nel tratto. Spenderebbero tantissimo senza risultati. E poi alla fine poi andare giù forte c'è anche sempre un minimo rischio, anche per corridori bravi come loro. Di questo gruppo fa parte anche un altro uomo della Movistar ed è Inciausti, lo vedete adesso in ultima posizione, subito alle spalle di Gesenker. Poco più avanti c'è Eros Capecchi. Intanto vedete proprio le traiettorie, bisogna cercare di tenere il peso abbastanza arretrato, frenare quando la bicicletta è dritta e da metà tornante in poi mollare completamente i freni, perché tanto ormai con la curva impostata non c'è più il rischio di cadere. Durata nei minimi particolari questa discesa, in fatto di sicurezza avete visto anche quei materassi che di solito vengono utilizzati, o meglio, di solito vediamo sulle piste di sci, proprio per proteggere gli angoli di quella abitazione, impostando quella S. Sono andati giù abbastanza regolari soprattutto, ma possiamo dire tranquilli nei limiti del possibile, esatto. Chiaro? Perché insomma il vantaggio di Jackson Rodriguez è rimasto invariato, sempre 3 minuti e 25. Jackson Rodriguez che continua imperterrito nella sua azione solitaria, vedremo quel che combinerà in questi chilometri, anche perché dietro, lo ricordiamo, c'è tra gli altri anche un suo compagno di squadra. 3 minuti e 29 secondi, siamo a 40 chilometri dall'arrivo. Sempre Franco Pellizzotti che precede il gruppo di circa un minuto, però lui potrebbe aver guadagnato qualcosa perché questa discesa è uno dei pochi che l'ha fatta in bicicletta, corridore di casa, corridore che conosce le strade e quindi potrebbe aver guadagnato qualcosa. E poi non dimentichiamo che è un compagno di squadra di Jackson Rodriguez, dunque comunque al termine della discesa, beh, credo che insomma Rodriguez aspetterà Pellizzotti, che mi sembrerebbe assurdo se facessero una lotta di inseguimento tra di loro, no? Io penso di sì. Tanto continua Valerio Agnoli, un altro tornante. Non sono mai cambiate in pratica le posizioni nel corso di questa discesa, dunque sempre con Agnoli, poi Nibali e Cataldo in terza posizione, primo uomo del Team Sky. E qua con le immagini siamo già nel fondoval dove sta arrivando adesso Jackson Rodriguez.
3:30. Qui è arrivato un po' lungo, eh. Ha fatto una mezza acrobazia per evitare quei paletti di legno Jackson Rodriguez e terminare nel campo. Un ottimo discesista è anche Samuel Sanchez, che viene segnalato in rimonta, in ripresa, e sta per riaccodarsi al gruppo della maglia rosa. Aveva perso contatto nell'ultimo chilometro e mezzo verso il Gran Premio della Montagna. Samuel Sanchez sempre allungatissimo il gruppo maglia rosa, vantaggio di Jackson Rodriguez, 3:33. Vedete da questa inquadratura il problema delle ammiraglie, perché basta chiaramente che davanti ci sia un corridore staccato e la giuria non dà il permesso all'ammiraglia di superare, di riportarsi sulla testa della corsa, sul grosso del gruppo. Adesso con l'elicottero vediamo proprio Samuel Sanchez, che ora è nella scia delle ammiraglie. Si è fermata in quella curva la macchina della Team Sky per far passare il murciano della Euskaltel. Samuel Sanchez, qualcosa ha riguadagnato, ma insomma non è ancora vicinissimo al riaggancio. E di salita ce n'è ancora, gli ultimi, soprattutto gli ultimi 11 chilometri, con quel muro al 20% quando di chilometri ne mancano 3,5. Subito dopo aver superato Sella Nevea. Abbiamo visto anche Henao, anche lui era in mezzo alle ammiraglie. Mentre adesso il gruppo della maglia rosa sta per terminare la discesa, o meglio la parte più difficile e impegnativa di questa discesa. Non si sa, non lo sa neanche Fagnani. Attenzione, qua c'è stata una caduta di Pellizzotti, eccolo qua Franco Pellizzotti che riemerge, torna in strada dal Prato, in pratica la stessa curva dove aveva rischiato il fuoristrada anche Jackson Rodriguez. Per fortuna di Pellizzotti c'era questa via di fuga, la migliore in assoluto possiamo dire, un Prato. Era nel gruppo con Decker e con Viviani, Franco Pellizzotti, insieme a quei due. Era riuscito a raggiungere lì a Viviani in discesa e poi questo errore. E qua invece siamo tornati su Samuel Sanchez. Ha superato la macchina della Sky, davanti c'è quella del Team Blanco, poi quella della BMC. Appena più avanti, vedete, davanti all'ammiraglia della BMC c'è Sergio Henao. Possiamo dire sorprendente che abbia perso contatto sul passo di Cason di Lanzenau. Sorprendente perché sembrava che fosse uno degli uomini più in forma del Team Sky, sempre molto molto brillante, sempre davanti, soprattutto nelle strade in salita. Intanto rivediamo proprio l'errore di Jackson Rodriguez che riesce. La stessa curva, lui sbaglia ma rimane in strada. Mentre sbaglia e non rimane in strada Franco Pellizzotti. Pensate che ha provato questa discesa 3 volte, nonostante questo è caduto proprio in questa curva. Però c'è la possibilità per lui di recuperare. Adesso è sempre un minutino di vantaggio sul gruppo maglia rosa. Bravo anche via Viviani, insomma, trovarlo vicinissimo alla testa della corsa in una tappa così. Lui che è un velocista, il più forte dopo Mark Cavendish in questo Giro d'Italia, 2 volte secondo, però è in lotta per la maglia rossa. Intanto è transitato il fine corsa al Gran Premio della Montagna, gli ultimi con un ritardo di 21 minuti. Jackson Rodriguez, venezuelano, è lui il battistrada di questa tappa, mancano 34 km al traguardo, 1:25 è il ritardo rispetto a Rodriguez di
Powells e di Gatto, che sono i più immediati inseguitori. E adesso vedremo se Jackson Rodriguez continuerà nell'azione o se si rialzerà. Intanto il gruppo ha ripreso Challingi, un altro dei fuggitivi. Dunque, Jackson Rodriguez a 1.25, abbiamo Gatto con Powells, poi a 2.35-2.37 abbiamo Pellizzotti con Viviani e con Decker, e poi a 3.45 il gruppo. Adesso non dovrebbero esserci problemi per gli ammiragli e per passare, no Davide? Perché insomma qua la strada è bella larga e mi sa che qualche problemino ce l'ha Jackson Rodriguez, qualche problemino tecnico. Forse al cambio, mi sembra che comunque adesso non stia spingendo a fondo. Intanto vedete catena sulla 11 dietro il pignone. Questo a quanto abbiamo capito, insomma. Ma non si può dire, stiamo lavorando. Insomma, trovare un collegamento. Ecco, voi capite che collegare tutto il Friuli Venezia Giulia attraverso una serie di passi che si chiamano Duron, che si chiamano Caserarazzo, Passopura, lo Zoncolan, il Crostis, è una prospettiva di turismo immenso che bisogna sfruttare. E poi oggi come oggi sono particolarmente emozionato perché vedo Franco in una buona posizione. Franco Pellizzotti è un uomo nostro, si sente friulano e come tale mi batte un po' il cuore. Possiamo dire, Enzo, che tutti gli uomini vostri, non soltanto Pellizzotti che sta pedalando, ma tutti gli uomini vostri sono in strada oggi, perché fra l'altro c'è un esercito di volontari. I nostri volontari sono la vera maglia rosa di questa situazione, sono straordinari e io non posso far altro che ringraziarli di cuore tutti. Li vedrete poi sul cordone umano quanto saranno bravi e quanto sono. Intanto il terzetto con Pellizzotti ha un vantaggio di un minuto sul gruppo maglia rosa. Parlo del gruppetto Pellizzotti. Decker, Pellizzotti e Viviani. Torniamo in corsa da Andrea De Luca. Dietro il gruppo maglia rosa stiamo transitando da Pontebba ed è importante avere i compagni di squadra in questa fase, perché chi ha i compagni di squadra, tra l'altro vi segnalo adesso il rientro di Henao nel gruppo maglia rosa insieme a Samuel Sanchez e Danilo Di Luca. Questi sono i corridori rientrati, riesce a rientrare nel gruppo maglia rosa anche Serpa Perez in questo momento. Abbiamo visto Sitsov, che ha fatto tutta la discesa in ultima posizione, passare dalla sua ammiraglia, fare il pieno di borracce e riportarle in testa la corsa per portarle a Bradley Wiggins. Così hanno fatto i vari compagni di squadra dei capitani, così non ha potuto fare ad esempio Mauro Sant'Ambrogio oppure Cadel Evans, che sono solitari in questo gruppo in testa. Intanto qua c'è un grandissimo traffico perché dopo tantissimi chilometri finalmente le ammiraglie possono fare assistenza. C'è anche qualche litigio tra di loro sulla precedenza per andare ad assistere i propri corridori. Vi restituisco la linea. Grazie Andrea, abbiamo visto proprio il lavoro dei gregari che ci stavi descrivendo con Valerio Agnoli, che aveva delle barrette, proprio perché adesso ne stanno approfittando per mangiare quasi tutti, e un paio di barrette le ha date anche al suo capitano, a Vincenzo Nibali appunto. Aumentano le speranze per i fuggitivi perché in questo momento il gruppo si è letteralmente fermato, adesso vedremo se riprenderà nell'inseguimento, sempre Valerio Agnoli, oggi bravissimo. Vediamo adesso le immagini che ci propongono Antonella Rossi e Nazareno Banani dalla regia, perché abbiamo parlato del cordone umano che troveranno i corridori nell'ultimo tratto della salita verso il traguardo dell'altopiano del Montasio, e poi soprattutto la salita del Tweet, così è stata ribattezzata questa ascesa, perché in pratica nella parte finale ci sono tutti questi messaggi mandati via Twitter dai tifosi del ciclismo. In italiano, ma non solo, ce ne sono tantissimi in spagnolo, in francese, in inglese. E qua rivediamo invece con la striscia rosa che avanza dove siamo con la tappa. Mancano 30 km al traguardo. Canero in pratica è il cordone umano che abbiamo visto per la prima volta sullo Zoncolan, è un po' il marchio di fabbrica delle salite friulane quando passa il giro.
4 minuti e 25 il vantaggio del battistrada di Jackson Rodriguez nei confronti del gruppo. Questo è il terzetto che ha un ritardo di circa 3 minuti e mezzo. C'è anche Machado con loro, dunque, e Brut e Pavel Brut, che sono rientrati su questo terzetto con Pellizzotti, con Decker e con Elia Viviani. E sono tornati al comando del gruppo Maglia Rosa i compagni di squadra di Bradley Wiggins. Andrea De Luca, che adesso è nella zona delle ammiraglie con quella della Lampre Merida, Orlando Maini al suo microfono. A te, Andrea. Michele Scarponi, protagonista di un'ottima prima settimana, peccato per quella caduta, e tra l'altro può contare sul valido supporto. Adesso sono in due, Serpa Perez è rientrato, ma Niemez sta facendo un lavoro straordinario. Sì, è un vero compagno d'appoggio leale, un compagno importante per Michele. C'è feeling fra i due. Serpa è rientrato, è un uomo altrettanto importante per noi, ma devo comunque ringraziare gli altri ragazzi che in tutta la prima parte della corsa hanno tenuto coperto Michele, e questo è uno spirito importante di squadra che mi fa piacere. Adesso il gruppo si è un po' fermato dopo tanti chilometri senza assistenza. Quali possono essere di andare a prendere i fuggitivi e giocarsi anche la vittoria di tappa, perché battaglia ci sarà sicuramente alla fine? Ma la salita finale è molto dura, credo che questo mini stop, se lo vogliamo chiamare così, sia dovuto al fatto che la prima parte di gara era molto veloce. I ragazzi credo che debbano alimentarsi un po', tutti in questa fase cercheranno di alimentarsi al meglio per affrontare l'erta finale con più forze possibili, e ripeto, ci sono pendenze importanti e ci vorrà tanta tanta forza. E noi vi seguiremo. Una segnalazione: solo adesso l'ammiraglia dell'Androni Venezuela è riuscita a passare il gruppo per portare assistenza ai suoi corridori in fuga dopo tantissimi chilometri. A voi la linea. Grazie Andrea, intanto un minuto il vantaggio di Jackson Rodriguez nei confronti di Serge Pauwels, che fino a poco fa era insieme a Oscar Gatto. Erano loro due i più immediati inseguitori del venezuelano che ha al comando di questa tappa. Gruppo che è appena passato da Pontebba, ce lo ricordava anche De Luca, che fino al 1919 ha segnato il confine italo-austriaco, confine non solo politico ma anche per certi versi culturali. Un'ultimissima battuta con Cainero. Allora, il progetto Crostis accantonato... Come siamo messi? Noi non accantoniamo mai niente. Ci lavoriamo, sempre in piedi il progetto c'è Crossi. Sempre tenacia, c'è il progetto Crossi, ce ne sono altri, perché con una partecipazione straordinaria di pubblico come oggi sul Montasio e a Sella Nevea ed è martedì, merita, credo, una continuità per dare valenza a queste nostre montagne che sono bellissime, e anche Davide le conosce molto bene. Tanto si sono rialzati Decker e Viviani. E noi contiamo sulla forza della gente friulana, e dunque siamo sicuri che prima o poi, forse prima che poi, il progetto Crostis di nuovo lo avremo al Giro d'Italia. Grazie Alessio Cainero. Grazie, e adesso noi andiamo con l'ultima parte della nostra diretta. Giro all'arrivo. Squadra, non ci danno notizie di Henao, mentre Ricoberto Uran è lì davanti con Dario Cataldo. Vediamo Siuzzu e Sandio ancora lì in quattro, gli uomini della Team Sky. Ovviamente Bradley Wiggins è lì, c'è Shinto come al solito focosissimo a dare consigli, a dare voce a Oscar Gatto in questo momento, che faceva parte di quel gruppo che della fuga dei 14 aveva appunto caratterizzato la prima parte di questa tappa. Una tappa portata a media molto molto alta, con due salite importanti. Una l'abbiamo già affrontata, quella del passo di Cason di Lanza. Eccola qua l'ammiraglia di eccolo qua, vedi il cambio della bicicletta. Jackson Rodriguez, Pucciarelli, problemi sicuramente al cambio. Pucciarelli sta con un po' di difficoltà dando la bicicletta, c'era un po' di scoramento nella faccia di
al comando il venezuelano Jackson Rodriguez, che a lungo ha atteso l'intervento della propria ammiraglia. Adesso finalmente è arrivata, terminata la discesa in questo tratto in falso piano, è arrivata la macchina della sua squadra, l'Androni Venezuela, e ha potuto finalmente cambiare bicicletta Jackson Rodriguez. Ha un minuto di vantaggio, adesso meno perché qualcosa indubbiamente ha perso Rodriguez, un minuto di vantaggio sulla coppia formata da Powells e da Gatto, a due minuti e mezzo un gruppetto con il campione italiano Franco Pellizzotti, che è compagno di squadra di Rodriguez, a tre minuti e mezzo il gruppo con tutti i migliori, con tutti gli uomini di classifica, gruppo che è stato quasi sempre controllato, almeno nelle prime posizioni per fare l'andatura, dagli uomini della Team Sky, la squadra di Bradley Wiggins. Abbiamo detto tutti gli uomini di classifica o quasi, perché invece ha perso contatto sulla salita verso il passo di Cason di Lanza, una GPM di prima categoria, Ryder Esiedal. Anche Samuel Sanchez in difficoltà, ma poi è riuscito a rientrare nella lunga discesa. Tanto Pucciarelli adesso sta cercando di sistemare la sella, forse non era la sua quella bicicletta. Tolgo il forse, sicuramente anche perché, non era sua la bicicletta. Anche perché, Davide, non mi sembra che abbiano sistemato la sella di millimetri, cioè di solito noi professionisti due, ci insegni, appunto, sentono anche una differenza minima per una persona qualunque di 2-3 millimetri, come insomma l'hanno proprio smontata letteralmente la sella. Guardate intanto l'abilità di Pucciarelli, il meccanico, che adesso sta cercando di sistemare millimetro più, millimetro meno. Intanto eccolo lì Powers, che ha raggiunto Jackson Rodriguez. Dunque non c'è più un uomo da solo al comando, ma adesso è rientrato anche Powers, Serge Powers, il belga della Omega Pharma Quickstep. Allora più indietro Oscar Gatto, che invece fino a poco fa a metà della discesa era insieme a Powers. Adesso andiamo da Andrea De Luca in corsa con la motocronaca. Allora, Gatto fa parte del gruppo Maglia Rosa da ormai parecchi chilometri, abbiamo proprio affiancato Luca Scinto perché è stata una scelta tattica questa. Sì, non ha senso stare lì, perché è meglio che stia accanto a Sant'Ambrogio, perché Di Luca non era neanche rientrato e per qualsiasi evenienza. E giusto, Gatto si sta riprendendo, va forte oggi in una tappa di montagna che non è adatta alle sue caratteristiche, è andato di punta però... Riprendiamo noi dalla postazione perché stava peggiorando sensibilmente la qualità del collegamento audio con De Luca e con Scinto. Però possiamo tornare in corsa da Andrea, così finiamo anche il ragionamento. A te Andrea. Sì, siamo passati sotto un tunnel. Luca, continua nel tuo ragionamento. Sì, niente, è rientrato dopo anche Di Luca. Bisogna fargli un applauso perché ha una grinta veramente... a 37 anni avere una grinta così, rimanere staccato solo da una quindicina di corridori e avere la capacità di rientrare, bisogna dargli un applauso, bisogna farli. Ne ho tre ora con Gatto e vediamo, ora la Sky ha fatto una bella selezione in salita, vediamo cosa succederà, noi bisogna solo difendersi, stare a ruota e aspettare. Si sono selezionati anche perché Enao si è staccato. Sì, Enao è rientrato ora con tre della Sky e Sanchez, e l'ho visti veramente bruttini in faccia. Sai, però ogni giorno ce n'è una, queste sono tappe che le giornate un po' storte capitano a tutti, questa era veramente una salita dura anche per noi in macchina, perché sono stato sotto stress anch'io. Esiedal fuori dai giochi, praticamente si è staccato subito a inizio salita, che sviluppo potrà avere questa tappa? I big si giocheranno anche la vittoria? Credo che a questo punto sicuramente, credo che Nibali, Gesigen, ci sono Wiggins e chissà, un regalino me lo facessero anche il mio, però io mi accontento per ora di essere lì, zitto zitto, buono buono. Bene, le parole di Luca Scinto, vi restituisco la linea. Davide, ora sullo zitto zitto e il buono buono di Luca Scinto ci sarebbe da discutere. Molto, sono... ma non abbiamo tempo abbastanza. Troppo forte, sì. E intanto il gruppetto con Franco Pellizzotti si sono praticamente rialzati.
sfortunati quelli dell'Androni per la scivolata in discesa di Pellizzotti, per il problema meccanico che ha costretto a rallentare prima l'andatura, poi a fermarsi per il cambio della bici Jackson Rodriguez, perché invece quella era un'azione che anche da un punto di vista tattico, insomma, era stata studiata bene. Poteva sì Franco Pellizzotti sfruttare il compagno di squadra, adesso invece dal momento che il vantaggio di quel terzetto è di 30-35 secondi si sono praticamente rialzati, perché il loro ritardo è di 2 minuti nei confronti dei primi due, proprio in questo momento decidono di rialzarsi. Franco Pellizzotti il campione italiano, mentre davanti in testa al gruppo della maglia rosa, che adesso è un po' più folto perché sono rientrati diversi corridori. Stiamo vedendo intanto la classifica generale con la maglia rosa di Nibali, 29 secondi di vantaggio su Evans, 1,15 su Gesing, 1,16 su Wiggins, 1,24 su Scarponi, fanno tutti parte del primo gruppo, il primo gruppo che adesso va a riprendere anche Pavel Brut, si era fermato in precedenza Viviani, ripreso Machado e dunque ripreso anche Franco Pellizzotti. Questo era il gruppetto con dentro Franco Pellizzotti. E quindi adesso due uomini al comando, Jackson Rodriguez, e arrivediamo il momento in cui viene raggiunto Franco Pellizzotti. Quindi due uomini al comando, Jackson Rodriguez e Serge Pauwels, Omega Quickstep. Eccoli i due battistrada. Qui praticamente è finita la pianura, il tratto in leggera discesa, 22 km al traguardo, adesso ci sono 10 km in leggera salita. Da chiusa forte che si sono lasciati sulla destra, adesso comincia il tratto in salita, anche se all'inizio ha pendenze molto dolci, intorno al 2,5-3%, poi la salita vera e propria, anche formalmente, comincia quando mancheranno 10 km e 900 metri alla conclusione. Fino a 4,5 km, salita regolare, poi due muri, l'ultimo, quello più difficile al 20%, termina a 2,5 km dall'arrivo. Jackson Rodriguez adesso è insieme alla belga Pauwels, il primo dell'Androni Venezuela e il secondo della Omega Pharma Quickstep. Vediamo con queste immagini, intanto preparate da Marco Cardamone, quanto successo, quasi una cronistoria in immagini, quanto successo al povero Jackson Rodriguez. In alto a sinistra problemi al cambio, in alto a destra sostituzione della bicicletta, in basso a sinistra la bicicletta non essendo la sua, il meccanico ha sistemato la sella, poi raggiunto da Pauwels. Fra l'altro cambio della bicicletta non immediato e non certo per responsabilità dell'ammiraglia, insomma, che la giuria non la faceva passare. E questo è il momento in cui riparte, ma si accorge subito Jackson Rodriguez che non è la sua bicicletta e dunque deve nuovamente intervenire l'ammiraglia. Quindi adesso ha ripreso la sua bicicletta. Pucciarelli ha sistemato il cambio e quindi con la bicicletta che aveva prima adesso ha ripreso la corsa. Anche il gruppo adesso si trova a 22 km dall'arrivo. Anche il gruppo è passato da Chiusa Forte, che è un'antica stazione romana lungo la strada che partiva da Aquileia, punto di passaggio obbligato in questa strozzatura chiusa appunto tra i monti nella valle della Fella. E la strada ricomincia a salire anche per gli uomini del gruppo, sono rientrati in diversi, abbiamo sentito anche da Scinto e da Andrea De Luca che sono rientrati anche Henao e Samuel Sanchez. Adesso con dei volti, diceva Scinto, un po' bruttini. Quando ti stacchi in una salita a 50 km dall'arrivo è probabile che ti stacchi anche in quella a 10 km dall'arrivo, ma staremo a vedere. Soprattutto oggi abbiamo capito che in salita Bradley Wiggins non ha difficoltà anche quando le pendenze sono molto molto ripide. Vedremo adesso se riuscirà a salvarsi o chissà cosa riuscirà a fare in quest'ultima salita. Una cosa è certa, che nella tappa di Firenze
poteva essere eliminato, perché se in fondo alla discesa lo avessero attaccato quando aveva un minuto di ritardo, probabilmente oggi in classifica non avrebbe quel ritardo ma molto di più. Ricordiamo che già è una novità il fatto, rispetto a quello che potevamo pensare alla vigilia del Giro d'Italia, trovare Wiggins quarto in classifica generale, però insomma non è lontano, perché ha un minuto e 16 di ritardo da Vincenzo Nibali e sulla carta ha a disposizione anche la cronoscalata, l'altra cronometro, quella di Polsa. Però certo ci eravamo sorpresi, Davide, vedendolo in difficoltà nella tappa di Firenze con la sola Astana davanti. Solo in un secondo momento hanno messo due uomini anche la BMC e la Garmin, con le formazioni di Evans e di Asiedal, però insomma non hanno dato un grandissimo contributo. Ma dopo alcuni chilometri, ripeto, c'è stato, non dico l'attacco, ma il ritmo elevato di alcuni in discesa. Bradley Wiggins si era staccato, ad un certo punto aveva un minuto di ritardo. Ci sono stati almeno 6 o 7 chilometri in pianura, ripeto, in pianura, dove ha continuato a tirare un corridore praticamente. Se in quel frangente si fossero mossi altri, probabilmente Bradley Wiggins non sarebbe rientrato, anzi sicuramente non sarebbe rientrato. Sensibilmente diminuito il vantaggio dei due di testa, Powells e Jackson Rodriguez, 1.35 il loro vantaggio appunto nei confronti del gruppo Maglia Rosa, sul quale sono rientrati altri corridori. Andiamo a chiedere conferma ad Andrea De Luca. Qualche centinaio di metri fa una ventina di corridori rientrati, tra cui Vanotti e Kelderman, maglia bianca, non abbiamo visto quella lì. Grazie Andrea, scusaci, purtroppo ti abbiamo dato la linea proprio mentre stavi entrando in un tunnel, tra l'altro perfettamente illuminato anche questo tunnel. Ed è rientrato anche Zandio della Sky, perché ora da diversi chilometri, tra l'altro importantissimo per Wiggins aver recuperato in questa fase Zandio, perché è proprio lui che sta facendo l'andatura in questo tratto in falso piano, anche se la strada ha ricominciato un po' a salire. Classe 1983, Serge Powells, professionista dal 2005, non è ancora riuscito a vincere nessuna corsa tra i professionisti. Se non sbaglio è sempre da solo, senza compagni di squadra, invece Cadel Evans. Mi sembra di sì, non ho visto compagni, anche se bisogna andare a verificare se c'è Ivan Santaromita. Forse adesso è rientrato, sì. Eh sì, perché questa dovrebbe essere la coda del gruppo principale, il quale fa parte anche Damiano Caruso. È rientrato, come ci ha appena detto Andrea dalla motocronaca, è rientrato Kelderman e Gesing, altro uomo di classifica, può contare anche su Challinge, che faceva parte della fuga iniziale. Questa è la zona dell'arrivo con il Jos di Montasio, in pratica segna il confine con poco più in là c'è l'Austria, da quest'altro lato della valle dove c'è il gruppo del Canin invece, che segna il confine con la Slovenia. Ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, break dal giro. Poteva davvero arrivare in fondo. Sì, ma io credo che sarebbe stato difficile lo stesso, salvo anche nonostante il guasto, perché il Team Sky si è messo praticamente in cattedra e quando fanno così è difficile, stanno tirando. Intanto una vettura del seguito sta cercando di rimontare in maniera un po' difficoltosa il gruppo, e queste sono le immagini del gruppo che si è notevolmente rinfoltito. Jackson Rodriguez con la bicicletta non sua, probabilmente non riescono a sistemare la bicicletta, perché il guasto probabilmente era più rilevante rispetto a quello di prima. Powells, assistito dall'ammiraglia, e vediamo il Team Sky in formazione di sparo, proprio stanno facendo un lavoro eccezionale. Non mi è e non ci è dato sapere se Henao fa parte del gruppo di... Sì, perché ricordiamo, nella fase di grande selezione Sergio Henao non era con i suoi compagni di squadra, questo ci aveva colpito naturalmente, vista la... Henao è, insomma, in classifica generale ricopriva la sesta posizione, quindi una posizione... Con Bennati, uomini che facevano parte della fuga iniziale, è rientrato anche Danilo Di Luca, lo vedete là con la maglia della Fantini Selle Italia.
Stanno tirando forte in questo momento gli uomini del team Sky. Rigoberto Urán, poi Dario Cataldo, lo spagnolo Zandio e Sitsuv. Dunque adesso la strada è un po' in pendenza e dunque è cambiato l'uomo che sta facendo il ritmo in testa al gruppo. Tre uomini anche della Lampre Merida, con Serpa Perez, con Niemez e con Scarponi, che ora è in prima posizione. E Ivan Santaromita si è portato prontamente alle spalle di Cadel Evans. 16 km e mezzo alla conclusione, prima il passaggio da Sella Nevea e poi per cominciare questa salita inedita che presenta un paio di strappi, Davide, che sono veramente impressionanti. C'è una S, un chilometro circa dopo Sella Nevea, che fa veramente paura. Rischio ribaltamento, 20% la pendenza, è il chilometro come pendenze più duro del Giro d'Italia, anche se poi se dovessero i corridori attaccare lì, la differenza tra i vari corridori qui sull'arrivo potrebbe essere di pochi secondi. Queste sono immagini che arrivano dalla zona del traguardo, altopiano del Montasio, dove si produce questo famosissimo formaggio che ha origini antiche, addirittura risalgono al 1200, le prime tecniche di produzione nell'abbazia di Moggio Udinese. Tanto in forte ritardo Rider Ezedal, non è in nessun gruppo nel raggio dei 6 minuti dalla maglia rosa. E infatti anche Andrea De Luca ci aveva comunicato che aveva provato a fermarsi con la sua moto proprio per aspettare giustamente Rider Ezedal, poi però trascorsi 5 minuti e a quel punto ha dovuto ripartire perché sennò poi rischiava di non riprendere il gruppo. Dunque sicuramente fuori dai 6 minuti, oltre i 6 minuti il ritardo di Rider Ezedal. L'altro giorno avevamo fatto una considerazione anche sulla cronometro, la facciamo dopo, prima sentiamo... Andiamo in corsa, sì, da Andrea. Ho appena affiancato l'ammiraglio della Stana per chiedere il rapporto montato da Vincenzo Nibali, 36-29 per lui per affrontare queste terribili rampe che avete appena descritto. A voi la linea. Giusto, fa bene perché serve quel rapporto. Ci vuole tutto. Sì, sì. Anche perché adesso con la Compat c'è la possibilità di montare con il 36 anche il 52, quindi 52-11 puoi andare a 80 all'ora senza problemi. Tornando alla riflessione, Bradley Wiggins non è andato fortissimo nella crono di Saltara, anche perché il percorso non era adatto a lui, ma la cosa che mi ha colpito è che lui di solito prepara minuziosamente ogni prova quando la vuole vincere. Prima del Giro d'Italia non ha preso parte a nessuna cronometro individuale. Secondo me, conoscendo bene il percorso, forse meglio di quel che noi sappiamo, ha cercato probabilmente di allenarsi per le salite e forse anche per le salite dure come questa. E quindi potrebbe aver perso qualcosa a cronometro, anche se poi nel tratto pianeggiante a Saltara è andato forte. E anche nel tratto in salita, ecco, è andato forte anche nel tratto in salita. Per adesso non l'abbiamo visto in difficoltà affatto, anzi sono stati loro a tenere alto il ritmo. E quindi Bradley Wiggins, qualcuno pensava che potesse tornarsene a casa. A me sembra che voglia stare al giro e voglia anche cercare di vincerlo questo giro. Anche perché io, Davide, mi permetto di non essere d'accordo completamente con la tua analisi, dicendo soprattutto che Bradley Wiggins non è andato forte nel cronometro. Ha avuto dei problemi ma non tanto nelle gambe quanto per questo suo blocco psicologico ad affrontare le strade in discesa con asfalto bagnato, perché poi appunto nel tratto in pianura ha dato più di un minuto a Vincenzo Nibali. Negli ultimi 3 chilometri in salita prima del traguardo di Saltara, stiamo parlando della cronometro, è stato uno di quelli che ha fatto meglio, perché ha pedalato sui livelli di Cadel Evans. Soltanto Pozzovivo ha fatto meglio di lui in pratica. Esatto, ha fatto qualche secondo meglio di Vincenzo Nibali, qualche secondo peggio di Cadel Evans, però è andato forte. A dire che tra l'altro mi hanno detto alcuni corridori che nella tappa di Firenze, quando lui era entrato su Vetta Le Croci, penultima salita della tappa, andava più o meno il doppio di quelli che si stavano staccando in quel momento ed è riuscito a rientrare in salita. Non abbiamo punti di riferimento chiaramente per le cronometro, perché come dicevi non ne ha fatte quest'anno Bradley Wiggins, però non ci dobbiamo neanche fare ingannare dalla sua tra virgolette sconfitta
al Giro del Trentino, perché anche lì ha avuto dei problemi meccanici, dei problemi tecnici con la bici Bradley Wiggins, ma secondo Andrea De Luca e Silvio Martinello, che l'hanno commentato per Rai Sport quel Giro del Trentino, già lì aveva evidenziato un gran bello stato di forma in salita Wiggins. E sembra che quest'anno voglia prendere parte, oltre al Giro d'Italia, al Tour de France, forse anche al Giro di Spagna. Però è ancora presto, siamo a maggio e siamo più o meno a metà Giro d'Italia, ma ripeto, le salite e quindi la seconda parte del Giro comincia oggi. 13 km e mezzo all'arrivo per i battistrada, anche il gruppo ha superato il cartello che indica meno 15 al traguardo. I due di testa sono Jackson Rodriguez, venezuelano dell'Androni, e poi la belga della Omega Pharma Quickstep, Serge Pauwels. Non ha mai vinto una corsa Powell, ma comunque non ha solamente corso, non è solamente andato in bicicletta, perché lui, come Pinotti, è ingegnere. E da qualche anno si è trasferito in Spagna, perché ha detto in Belgio non sempre le giornate sono belle, quindi è meglio la Spagna, e quindi 6 mesi all'anno vive in Spagna. Tanti corridori stranieri che appunto hanno scelto la Spagna, no, come terra di allenamento, proprio perché possono sfruttare una condizione ambientale decisamente migliore rispetto al Belgio. Però difficile per loro, quasi impossibile riuscire a raggiungere il traguardo in fuga, perché come vedete il vantaggio adesso è quasi nell'ordine del minuto e continua a calare. 1:10 proprio adesso per Jackson Rodriguez e per Serge Pauwels nei confronti del gruppo, adesso con Suzzo in prima posizione, poi Cataldo e Rigoberto Urán. Questi sono i primi tre uomini del Team Sky. Adesso non c'è Wiggins. Un po' più indietro. Coda del gruppo con Herrada Lopez della Movistar. Tra l'altro grossi problemi nell'organizzazione anche da un punto di vista logistico per questa tappa. Pensiamo per esempio alla macchina Rai. Siamo qua al traguardo soltanto per le premiazioni, con una postazione abbastanza improvvisata, nel senso non è la solita postazione di sempre per tutti i telecronisti, compresa la nostra postazione. E poi invece il grosso della macchina Rai è a Sella Nevea, dove c'è anche il palco del processo alla tappa e tutti i mezzi di regia. Eccolo Wiggins, numero 181. Accanto, anzi alla sua ruota, c'è adesso Eros Capecchi. Questi sono i ragazzi della carovana pubblicitaria che hanno disegnato questa scritta Giro. Sì, eccola qua, da questo lato lo leggiamo, Giro. I ragazzi della carovana pubblicitaria che tutti i giorni anticipa la corsa di circa un'ora, facendo un paio di soste nei vari paesi lungo il percorso. E si suona anche per festeggiare, per celebrare il passaggio del Giro d'Italia. Tra l'altro anche qua, Davide, la prima cosa che colpisce la perfezione dell'asfalto. È perfetto, così come perfetto è quello degli ultimi 4 km e mezzo. Il dettaglio dell'ultima salita, 10 km e 800 metri circa. Ne mancano 12 adesso alla conclusione. La pendenza media di questa salita è del 7,9%, ma si toccano punte del 20%. Tre uomini Sky, quattro uomini Astana, è rientrato anche Alessandro Vanotti. Lo vedrete adesso in seconda posizione tra le maglie dell'Astana, alle spalle di Kangert. Davanti invece, a dettare il ritmo per la Sky, c'è sempre Suzu, che tra l'altro quest'anno ha vinto una tappa alla Giro del Trentino. Così come una tappa l'ha vinta Santa Romita, che è rientrato nel gruppo della maglia rosa, ce lo ha comunicato poco fa Andrea De Luca.
Solamente 35 secondi il vantaggio dei Battistrada. Possiamo dire, Davide, dunque, che è definitivamente segnato il destino di Powells e di Jackson Rodriguez. Sì. Anche perché oggi, per fortuna, aggiungiamo, non ci dovrebbero essere grossi cambiamenti nelle condizioni meteo, no? Perché anche nella tappa di Pescara sembrava che i fuggitivi venissero raggiunti da un momento all'altro, poi ha cominciato a piovere, è cominciato venuto giù il diluvio ed è riuscita ad arrivare fino al traguardo Adam Hansen. E oltre agli uomini che noi abbiamo detto, attenzione anche ai due corridori dell'Auge Desert, abbiamo già detto in apertura di telecronaca, un arrivo fatto apposta per corridori come Domenico Pozzovivo e anche Carlos Betancur. Carlos Betancur, uno dei giovani che però non sembra particolarmente spaventato dall'idea di dover percorrere salite così lunghe come quella del Cason di Lanza e come questa verso il traguardo dell'Altopiano del Montasio. Questa mattina sono andato proprio con le nostre telecamere nell'albergo dell'Auge Desert per preparare servizi per la trasmissione di questa sera, ti giro alle 19.30 su Rai Sport 1 e ho parlato proprio, ma Carlo, non è un po' troppo lunga e dura la salita per te? No, perché io abito a Medellin, abito a 1800 metri e solitamente mi alleno su salite del genere. Poi è giovane, quindi potrebbe anche trovare una giornata no, come tra l'altro ha trovato già nella cronometro di Saltara. Però è un corridore che, nonostante la giovane età, potrebbe oggi fare molto, molto bene. Abita a Medellin, sarebbe quasi più corretto dire abitava a Medellin, no? Perché adesso praticamente è residente in Toscana. A Monte Carlo. Tra l'altro ci raccontava Franco Gini, che è stato appunto uno dei tecnici che lo ha portato in Toscana all'inizio, la grande sorpresa perché la prima volta uscì da solo in bicicletta insieme ad altri colombiani, vabbè fate un giro, poi rientrando dice abbiamo fatto il Monte Serra che insomma non è proprio una salitella e l'abbiamo fatto per due volte, così detto con una semplicità e una naturalezza, insomma fare due volte il Serra non è proprio cosa da tutti i giorni, no? E tra l'altro mi ha detto di solito mi alleno anche con Michele Bartoli che tante volte cerca di staccarmi. No, vorrei ribadire che appunto tante volte, tante mattine, come questa mattina, insieme ad Andrea De Luca, quindi no, spesso andiamo proprio a visitare gli alberghi per sentire, per vedere quello che fanno i corridori in mattinata. Andiamo proprio da Andrea De Luca in corsa. Allora, Gatto, Viviani, adesso hanno lasciato le ruote del gruppo Maglia Rosa, i capitani presenti in questo gruppo. Pellizzotti, Sant'Ambrogio, Samuel Sanchez, Atapuma per i colombiani, Wiggins, Scarponi, Nibali, c'è Gesink per il team Blanco, Karel Evans, Pozzovivo e Inciausti. Questi sono i capitani presenti, avete già detto voi prima, Muret, la France de Jeux è l'unico alfiere, c'è Thiago Machado in questo gruppo per la Radio Shack. A voi la linea. Grazie Andrea, così abbiamo l'idea un po' più precisa della composizione esatta di questo gruppo, al quale adesso sta perdendo contatto Kelderman, sta di nuovo perdendo contatto Vilco Kelderman. Questi sono i due Battistrada, ma ormai il gruppo Maglia Rosa è alle loro spalle, soltanto una manciata di secondi, il vantaggio di Powells e di Jackson Rodriguez, eccole là che spuntano le maglie nere del Team Sky, stanno per essere ripresi i due Battistrada. Altro corridore che oggi potrebbe fare benissimo, Mauro Sant'Ambrogio, e infatti è già lì davanti nelle prime posizioni. 10 km al traguardo, hanno appena superato il cartello, l'arco che indica appunto i meno 10. Niente da fare in coda al gruppo per Rubiano Chavez, in ultima posizione c'era anche Errada Lopez della Movistar, piano piano adesso torna a sgranarsi il plotone, il gruppo con tutti gli uomini di classifica, il gruppo della Maglia Rosa. Allora, era un po' più attardato poco fa Braden Wiggins, anche Samuel Sanchez, sembra in grande difficoltà. Wiggins non è proprio davanti però, alle spalle di Uran e di Cataldo, è intorno alla decima posizione se non sbaglio. Potrebbe essere una scelta, perché quando sei in decima posizione spendi qualcosa in meno, risparmi 10-15 watt, ok?
che in soldoni vuol dire fare un pizzico di fatica in meno. Stava provando a tenere duro Samuel Sanchez. Cade l'Evans. Poi con il 125 maglia della Lampre Merida. Subito alle spalle di Evans avete visto anche Niemez. Luogotenente preziosissimo per Michele Scarponi. Dario Cataldo con Rigoberto Urán e poi Michele Scarponi. Questo è Atapuma, questa è la coda del gruppo. Si stacca anche Caruso. Damiano Caruso. Che se non sbaglio si è già staccato Giampaolo Caruso poco fa, che invece è l'altro siciliano della Katiuscia. Kangert. Anche Kangert adesso ha perso qualche metro. Vuol dire che il ritmo del Team Sky è molto sostenuto. E attenzione, vediamo, perché dovrebbe essere rimasto solo un uomo per Nibali, perché credo abbia già perso contatto Vanotti. Adesso Kangert, dovrebbe essere rimasto Agnoli. Eccolo qua, il primo piano per Wiggins. Quarto nella classifica generale con un ritardo di 1:16 dalla maglia rosa di Nibali. Zerloschi, Cadelevan, Sant'Ambrogio, Danilo Di Luca. Risalendo il gruppo con Nibali e poi cominciano le maglie nere della Sky. Di Luca e Sant'Ambrogio sono i due della Fantini Selle Italia. Eccola qua la testa del gruppo con Cataldo, Urán, Niemez, poi Nibali. Sono rimasti già una quindicina di corridori, 20 forse. E mancano meno di 9 km all'arrivo. Salita così fino ai 4,5 dal traguardo. Quando il gruppo arriverà a Sella Nevea e poi comincerà questa rampa inedita per il Giro d'Italia per arrivare a quota 1519, dove è posto il traguardo all'altopiano del Montasio, dominato da una parte dal IOF del Montasio e dall'altra dal gruppo del Canin. Diego Rosa. Qui adesso salgono a 22-23 all'ora in questo tratto. Bisogna fargli un applauso grande, così aveva detto Luca Scinto riferendosi a Danilo Di Luca, e siamo d'accordo con il direttore sportivo della Fantini Selle Italia, Davide, perché Di Luca aveva perso contatto anche nell'ultima parte della salita verso il primo GPM, ha stretto i denti, ha dato tutto per rientrare nel tratto in discesa e poi in quello in falso piano per arrivare a chiusa forte, e ora è là davanti per cercare di scortare fin quando ne avrà il capitano Mauro Sant'Ambrogio. E per il momento pedala abbastanza bene in questo tratto. Pensate, la media generale di oggi quasi 38 nonostante tutta la salita. Nell'ultima posizione del gruppo c'è Valerio Agnoli, poi l'uomo della Blanco con il numero 56, si tratta di Cruzwick, che adesso però perde contatto. Niente, tra un po', anzi si è già praticamente staccato anche Valerio Agnoli. Sì, lo abbiamo visto entrando in quel tunnel particolarmente in difficoltà, difficile che possa dare una mano al suo capitano in questi ultimi 8 chilometri, quelli che mancano al traguardo. Agnoli. Siamo a Piani. Tanto c'è un corridore del Team Sky. Eccolo, attenzione, perché questo è l'attacco di Rigoberto Urán, che adesso ha guadagnato un centinaio di metri di vantaggio. Lo avevamo detto nel giorno del cronometro, dove ha conquistato a saltare la maglia rosa Vincenzo Nibali, che da quel giorno in poi avrebbe dovuto inventarsi un'altra tattica il Team Sky, avrebbe dovuto cominciare anche ad attaccare, non solo a gestire e a controllare le corse. È quello che sta facendo adesso con Rigoberto Urán. In classifica ha un ritardo di 2 minuti e 49 secondi. Mancano 7 km e mezzo al traguardo. Rigoberto Urán, il suo scatto da un punto di vista tattico potrebbe anche un po' rimescolare tutte le carte, perché adesso chi prova ad andare a chiudere su Urán, Davide? Non lo so, perché Vincenzo Nibali non credo che abbia uomini in grado di potersi mettere in testa. Vediamo adesso, sì, forse riesce Agnoli. Ecco, è riuscito a recuperare per
questo frangente Valerio Agnoli. Comunque incredibile Agnoli, eh. Era lì che stava, cioè un minuto e mezzo fa lo abbiamo lasciato all'imbocco di quel tunnel con una smorfia sul volto, sembrava che avesse già mollato in pratica, ed ora è là davanti in testa al gruppo proprio per cercare di aiutare il suo capitano. Fra l'altro sono amicissimi Agnoli e Nibali. Siamo adesso a 7,5 km. Rigoberto Urán, che l'anno scorso al Giro d'Italia si classificò in 7ª posizione nella classifica generale. Pellizzotti, Caruso sono riusciti a rientrare, perché con lo scatto di Rigoberto Urán c'è stato un mini rallentamento e questo ha permesso a Valerio Agnoli e anche a Damiano Caruso di rientrare. Addirittura ve lo vedete con Agnoli adesso in testa. C'era in coda al gruppo anche Mouret della Fedegi, abbiamo visto anche l'altro colombiano della Sky, vale a dire Sergio Henao. Adesso andiamo in corsa da Andrea De Luca, a te. Sviluppi tattici di questa tappa sono che l'alleato di Vincenzo Nibali potrebbe essere il team Vini Fantini, perché quando c'è stato lo scatto di Rigoberto Urán non c'era ancora Agnoli nel gruppo maglia rosa, è riuscito a risalire dopo ed è stato proprio Danilo Di Luca a mettersi davanti al gruppo e a fare l'andatura. A voi la linea. Grazie Andrea. Tra l'altro abbiamo visto in questo gruppo anche Maika della Saxo Tinkov, indossato per un giorno la maglia bianca, leader della classifica riservata ai giovani. Intanto Rigoberto Urán sta continuando a guadagnare sul gruppo della maglia rosa. 17 secondi di vantaggio. Nel gruppo della maglia rosa in tanti hanno perso contatto, ci sono sempre Pozzovivo e Betancourt, sono i due della Asia Desert. Vediamo la composizione completa, oltre ai due della Asia Desert, Pellizzotti dell'Androni, Nibali e Agnoli li vediamo là davanti della Astana, poi c'è Gesing che è rimasto da solo del team Blanco, da solo è anche Cadel Evans della BMC, c'è sempre Damiano Caruso molto bravo, c'è Mouret della Fedegi, Trofimov della Katyusha, Scarponi che è con Niemetz della Lampre Merida, c'è Inciausti della Movistar, ha perso contatto dunque Capecchi, c'è Kiserlowski, unico uomo della Radio Shack, i tre della Sky che sono Wiggins, Cataldo e Henao, c'è Maika della Saxo, Tinkov, Di Luca e Sant'Ambrogio, infine sono i due della Fantini Selle Italia. Questa la composizione del gruppo che ha l'inseguimento di Rigoberto Urán. Con quel computerino può controllare velocità, VAD, se ha la fascia anche le pulsazioni cardiache. Sono le spalle, dimmi. Allora ricordiamo che Urán è nono in classifica generale con un ritardo di 2,49 da Nibali. Aumenta il vantaggio di Rigoberto Urán, 25 secondi. Sulla sinistra è la battistrada a schermo sdoppiato, sulla destra invece il gruppo della maglia rosa che adesso ha un ritardo di 26 secondi. Difficile Davide, che se rimane soltanto Agnoli davanti, se nessuno prova a dargli una mano, difficile andare a recuperare su Urán così. Però ci sono quegli ultimi 4 chilometri. Certo, però dico in queste condizioni al momento può Agnoli, solo guadagnare Urán. Agnoli non ha la forza di andare a riprendere Rigoberto Urán, a parte che per Vincenzo Nibali l'importante è che non guadagni troppo, perché alla fine comunque in classifica ha un ritardo per il momento abbastanza consistente. E sono transitati proprio adesso anche quelli del gruppo al cartello che indica 2 chilometri al traguardo nuovo volante di Sella Nevea. Si mantiene intorno ai 25-26 secondi il ritardo del gruppetto. Meno di 6 km alla conclusione, sono 4 km e 450 metri da Sella Nevea, dal traguardo volante fino all'arrivo, fino al traguardo dell'altopiano del Montasio. Pedala bene adesso Rigoberto Urán, pedala bene fin dall'inizio di questo Giro d'Italia. Nella tappa di Pescara ha atteso Bradley Wiggins. Aveva avuto invece via libera nella tappa di Serra San Bruno per provare
ad andare a fare la volata, a conquistare la vittoria di tappa, chiusa in quarta posizione nella tappa dove, lo ricorderete, accusò un ritardo alla fine di 17 secondi il suo capitano Wiggins. Torniamo da Andrea De Luca, a te. E la salita adesso è dura, stiamo andando a 12 km orari con il gruppo Maglia Rosa, tra l'altro scenario bellissimo, oggi è una giornata perfetta per andare in bicicletta, al momento ci sono 19 gradi e il sole sopra la corsa, tra l'altro è bellissimo vedere lo strapiombo alla nostra sinistra, ritmo aumentato comunque da parte del gruppo Maglia Rosa nell'ultimo chilometro decisamente, 18 km adesso mentre affrontiamo il tornante alla nostra destra, voi la linea. Grazie Andrea, è uno dei luogotenenti, perché non lo possiamo definire un gregario, di Bradley Wiggins, Rigoberto Urán, è uno dei suoi luogotenenti, ma adesso bisogna vedere soprattutto cosa succederà dietro in questo gruppo, quello alle spalle del colombiano del Team Sky, perché qua ci sono tutti i big, dunque abbiamo sentito da Andrea De Luca, potrebbero essere i due della Fantini Selle Italia, gli alleati di Nibali, adesso uno perché sta perdendo contatto Danilo De Luca, dunque per questa formazione, quella di Luca Scinto, rimane soltanto Mauro Sant'Ambrogio, dai big meglio, cosa ti aspetti Davide? Mi aspetto che ci sia qualche attacco nell'ultimo tratto, quello che comincia a 4 km e mezzo dall'arrivo, perché tra 700-800 metri ci sarà il traguardo volante e lì comincerà il muro verso l'arrivo, gli ultimi 2 km e mezzo tornano facili. Bravissimo anche Damiano Caruso, convocato proprio in extremis per questo Giro d'Italia al posto di Ivan Basso, ha dovuto stringere i denti soprattutto nella prima settimana, perché chiaro non è che fosse totalmente non allenato, però insomma non ha fatto una preparazione specifica per il Giro d'Italia, lui ha disputato le classiche, quelle delle Ardenne, e adesso sta ritrovando piano piano il ritmo, un piazzamento nella top 10 anche nella tappa di Firenze, e adesso arrivano le salite, quelle che sulla carta sono le sue strade. E siamo a Sella Nevea con Rigoberto Urán, 5 km al traguardo, dunque tra un chilometro per il gruppo, un po' meno per Rigoberto Urán, ci sarà il traguardo volante di Sella Nevea. Io sono personalmente curioso di vedere Cadel Evans nell'ultimo strappo, negli ultimi 4 km, perché per il momento è sempre rimasto davanti ma nascosto alla grande Evans. Sembra che pedalino molto bene Nibali, anche Michele Scarponi, pedala bene anche Rigoberto Urán, lo vedete da questa immagine. 500 metri al traguardo volante per il colombiano della Sky, Urán. Dietro il suo capitano Bradley Wiggins, che fra l'altro non è da solo, no? Perché dovrebbe esserci qualche altro uomo della Sky. Eccolo Bradley Wiggins, questo è l'ultimo tornante e poi ci sarà il traguardo volante, poi la strada si restringerà. Tra l'altro può conquistare anche dei secondi di abbuono, perché ci sono abbuoni in palio al traguardo volante, dunque la possibilità di prendere ulteriori 5 secondi per Urán. 5-3-2, questi gli abbuoni al traguardo volante, ce ne sono due per ogni tappa. 45 secondi di vantaggio, continua ad aumentare. Eh sì, continua a guadagnare Urán, che sta arrivando adesso a Sella Nevea, che ha una storia giovane come stazione sciistica, ora è importantissima in Friuli. Sella Nevea è nata nel 1965. Non ce la fa più. Comunque davvero bravo Valerio Agnoli, anche per loro l'ultimo tornante prima del rettilineo e prima della rampa che porta verso il traguardo. Eccolo al traguardo volante Rigoberto Urán, attenzione perché qua da Sella Nevea comincia il tratto in assoluto più difficile di questa salita, salita da ora in poi inedita per il Giro d'Italia, per il ciclismo. Nibali in prima posizione, ormai si è spostato Valerio Agnoli, che ha fatto un lavoro splendido, ma adesso non può più aiutare il suo capitano che è in prima posizione nel gruppo, poi Maika con i due della Lampre Meridia che sono Niemez e Scarponi, appena più indietro c'è Cadel Evans con Wiggins e Mauro Sant'Ambrogio.
Agnoli comunque non molla, ha terminato il lavoro ma vuole rimanere là in coda di questo gruppo che ora è chiuso da Damiano Caruso. Attenzione a Nibali che va a prendere i secondi della Buono, si piazza in seconda posizione, dunque ha fatto anche lo sprint con Scarponi per prendere i 3 secondi della Buono al traguardo volante, 2 secondi per Michele Scarponi. E adesso comincia il tratto più difficile, questo primo tratto di 600 metri con pendenze al 15%. C'è anche Kieserlowski, là lo vedete sulla sinistra dell'inquadratura, maglia della Radio Shack, e prova ad avanzare anche Domenico Pozzovivo. Se sta bene potrebbe cercare tra poco Pozzovivo di partire, si stacca invece Caruso. In difficoltà adesso Damiano Caruso, attenzione anche a Cadel Evans, perché Evans ha guadagnato posizioni, sono tutti schierati come su una linea, sembra quasi la partenza di una gara della moto GP. Pozzovivo lo vedete sulla destra, caduta da parte di quel destra, tifoso. Stavamo cercando di capire questo replay, un tifoso con un giubbotto rosso che ora c'è e poi non c'è più. E questo è il battistrada Rigoberto Uran. Andiamo in corsa da Andrea, De Luca a te. Abbiamo appena sorpassato Henao che ha un ritardo di una ventina di metri dal gruppo Maglia Rosa, in difficoltà anche Franco Pellizzotti in questa prima rampa, a voi la linea. Grazie Andrea, grazie per questo flash, dunque è importante per il Team Sky in negativo aver perso di nuovo un uomo come Luis Sergio Henao, eccolo qua inquadrato. Dario Cataldo con Pellizzotti, anche loro stanno perdendo terreno. Cataldo che ha lavorato tantissimo però per tutta la giornata, soprattutto nella prima parte di questa salita insieme a Siuzov. Dunque in pratica possiamo dire che è rimasto da solo adesso Wiggins. Sì. Allora nell'ordine Niemez, Scarponi, poi Maika, Kieserlowski, Nibali, due della Jedezer che sono Betancourt e Pozzovivo con Cadel Evans e Wiggins. C'è anche Sant'Ambrogio in questo gruppo. Questo è il gruppo della Maglia Rosa. Maika adesso prova con un cambio di ritmo. Questo fra l'altro è il tratto forse più duro della salita, no? Perché siamo vicini a questa S destra-sinistra micidiale. Uno dei tratti più difficili. Severini che conta. E tra qualche centinaio di metri comincerà davvero il muro. In questo momento, eccolo qui sulla sinistra, vedete Uran nel tratto più duro della salita. Andiamo da De Luca, 48 secondi intanto il vantaggio di Uran. A te Andrea. Betancourt e Gesink hanno avuto un momento di difficoltà, si sono staccati di 5 metri, poi hanno approfittato di un avvallamento della strada per riprendere le ruote del gruppo. Gesink comunque occupa l'ultima posizione in questo momento del gruppetto. Grazie Andrea, probabilmente ha avuto un problema meccanico, forse un salto di catena per Carlos Betancourt. E qua siamo con Inciausti, testa del gruppo Maglia Rosa. Inciausti, lui che la Maglia Rosa, anche se solo per un giorno, ma l'ha indossata. Eccolo Betancourt che si è riportato immediatamente nel gruppo e rimane aggrappato con i denti ai migliori anche Gesink, Robert Gesink, con lui c'è Trofimov della Katiuscia, appena più avanti, attenzione a Wiggins perché ora ha perso 3, 4, 5 metri nei confronti degli altri uomini di classifica, adesso ha un ritardo di una decina di metri rispetto al gruppo della Maglia Rosa con Cadel Evans che è in ultima posizione. Questo è il muro al 20%, siamo a 3 km e 200 metri dalla conclusione. Avete visto cosa non è questa doppia curva destra-sinistra? Torniamo da De Luca con Pozzovivo ora in prima posizione, a te. Batte in testa Bradley Wiggins in questo tornante dalle pendenze da rampa di garage, anche Gesink 5 metri dietro Bradley Wiggins, fa una gran fatica, a voi la linea. Grazie Andrea. Con Pozzovivo e poi Kieserlowski e Nibali nelle prime posizioni del gruppo. Questo è il tentativo di reazione da parte di Bradley Wiggins che intanto è andato a riprendere e superare Trofimov. Vediamo bene ora con l'inquadratura dall'elicottero il ritardo di Wiggins. Qua stiamo vedendo Uran che si è voltato per verificare a sua volta il vantaggio rispetto agli altri uomini di classifica. Attenzione perché anche Scarponi è in difficoltà, è stato ripreso da Wiggins. Michele Scarponi in difficoltà con
Inciausti. Più indietro, vedete Trofimov e ancora più indietro Robert Gesink. Ancora 500 metri per loro. Questo può essere per certi versi un momento forse decisivo, forse un momento chiave del Giro d'Italia, con Pozzovivo che ha guadagnato una decina di metri rispetto agli altri uomini di classifica, con Evans che tiene duro, poi Nibali, Kieserowski, Betancourt, Maika. Questa è la composizione di quello che è rimasto del gruppo della Maglia Rosa. Andiamo da Andrea De Luca, davanti c'è sempre Uran, non dimentichiamolo. A te Andrea. Si sta difendendo bene Si sta difendendo bene Bradley Wiggins, adesso ha un vantaggio su Scarponi Inciausti di un 5 metri e comunque vede la coda del gruppo, vede la maglia di Sant'Ambrogio, voi la linea. Grazie Andrea. Mi richiudete Severini. 28 secondi, intanto il vantaggio di Rigoberto Urán. Dunque ha perso una quindicina di secondi il colombiano della Sky. Questa è l'azione di Domenico Pozzovivo. Non molla però Nibali, non molla la maglia rosa, Vincenzo Nibali. Sulla sua ruota c'è l'altro uomo della Gdeser, vale a dire Betancourt, poi Maika con Kieserowski e questo è Wiggins da solo all'inseguimento di Nibali. Wiggins che ha staccato a sua volta Scarponi, che è con Trofimov, con Inciausti e Gesink. Andiamo da De Luca. Perché anche Cadel Evans ha perso qualche metro, adesso anche Sant'Ambrogio e Evans chiudono il gruppetto, adesso stanno cercando di recuperare ma avevano perso 5-6 metri. A voi la linea. Prova ad insistere Domenico Pozzovivo dietro, approfitta di questo leggero tratto più morbido della salita per bere qualcosa Nibali. Tanto siamo nel tratto leggermente più facile con Rigoberto Urán, 2 km e 400 metri alla conclusione. Ricordiamo che gli ultimi 800 metri sono praticamente pianeggianti. Sta cercando di recuperare su Urán Domenico Pozzovivo. Abbiamo visto invece Primislav Niemec che aveva rallentato, credo proprio per aspettare Michele Scarponi, perché stava per essere ripreso anche lui da Wiggins. Un grande Vincenzo Nibali. Intanto Pozzovivo sta cercando di andare a riprendere Rigoberto Urán. Andiamo da Andrea. Wiggins. Allora, mi sono fermato per vedere il distacco. Bradley Wiggins in questo momento da Nibali ha già un ritardo di 22 secondi. Adesso attendo Michele Scarponi, che ha aiutato da Niemec insieme a Inciausti. Transita in questo momento Michele Scarponi a un ritardo di 30 secondi, con lui anche Gesink. A voi la linea. Grazie Andrea. Dunque sta perdendo una ventina di secondi da Nibali Bradley Wiggins. Nel gruppetto di Nibali intanto è riuscito a rientrare un immenso Cadel Evans. Eccolo Bradley Wiggins, adesso le pendenze sono a lui più congeniali. Siamo a meno di 2 km alla conclusione. Sullo sfondo i due della Lampremerida, perché Primislav Niemec si è fermato per aspettare Michele Scarponi. Rigoberto Urán, per lui adesso il difficile, sta perdendo secondi nei confronti di Domenico Pozzovivo. All'ultimo rilevamento aveva 20 secondi di vantaggio Rigoberto Urán sul lucano della Gdeser. Vediamo un po', però ancora non spunta dagli alberi Domenico Pozzovivo. Eccolo qua, adesso potremo verificare anche il suo vantaggio nei confronti del gruppetto con Nibali. Sono 20 metri e non di più. E infatti dovrebbero riuscire a rientrare. C'è anche Carlos Betancourt, se riuscirà ad arrivare all'ultimo chilometro con 15 secondi la tappa potrebbe essere la sua. Stasera potrebbe, nelle posizioni di rincalzo, potrebbe cambiare ancora la classifica, perché c'è anche Sant'Ambrogio nel gruppetto con Kieserowski, con Nibali, con Evans, con Betancourt e poi più indietro Wiggins. Vediamo un po' se il britannico adesso finite le rampe veramente dure e cattive. Queste sono strade che meglio si adattano alle sue caratteristiche. Qualcosa potrebbe provare anche a recuperare adesso Bradley Wiggins. Ripreso intanto Pozzovivo, eccolo qua il britannico Sir Bradley Wiggins, poi appena più indietro c'è Inciausti, ancora più indietro la coppia della Lampremerida, Scarponi Niemec, con loro c'è Gesink. Hanno passato adesso il cartello dei meno 2. 23 secondi il ritardo di Wiggins nei confronti di Nibali e Cadel Evans.
Il gruppo della maglia rosa invece è sempre a 20 secondi da Uran, che per il momento sta resistendo. E adesso anche Cadel Evans in questo tratto più facile si è portato al comando proprio per cercare di dare più secondi ai corridori come Bradley Wiggins e Michele Scarponi. Che bravo anche Maika, Rafał Maika, il polacco della Saxo Tinkov. Sempre lì con i migliori. C'è anche Kieserlowski. Tanto vedete i Twitter sull'asfalto. E qua siamo su Wiggins, che intanto è stato ripreso da Inciausti. 1700 metri alla fine per questa coppia, ma torniamo sulla testa della corsa, sul gruppo che insegue Uran. C'è lo scatto ora di Betancourt, Carlos Betancourt che prova da solo adesso a portarsi all'inseguimento di Uran. Dietro si voltano sia Evans che Nibali, nessuno di questi altri prende l'iniziativa. Andiamo da Andrea De Luca. A una ventina di metri in questo momento Betancourt di vantaggio sul gruppo, con sempre Nibali mi sembra in prima posizione. E adesso attenzione, perché la strada torna a salire al cartello dei meno due, che è passato adesso da Betancourt e adesso da Evans e Nibali in quest'ordine. A voi la linea. E passa invece al sotto l'arco con il triangolo rosso, quello che indica l'ultimo chilometro, Rigoberto Uran. Insiste nella propria azione Carlos Betancourt, secondo nella tappa, prima del giorno di riposo, la tappa di Firenze, alle spalle di Belkov. Evans ora problema. Che è successo a Nibali? Forse un problema meccanico, sì, un salto di catena, perché ha dovuto saltare due, tre pedalate. Adesso riparte Vincenzo Nibali per andare a chiudere immediatamente su Sant'Ambrogio e su Evans. E la tappa dovrebbe essere di Rigoberto Uran. Ha cercato di mettere la catena sulla moltiplica più grande e ha avuto un piccolo problema, ma è riuscito prontamente a sistemare il tutto. È staccato Kieserlowski. Ha perso contatto il croato della Radio Shack. Questo invece è Rigoberto Uran. 20-12-8 sono gli abbuoni, ricordiamo, perché questi sono secondi che potrebbero risultare importantissimi. Ai 500 metri dalla fine, ormai è arrivato all'altopiano del Montasio Rigoberto Uran. Il Team Sky ci si attendeva, ci si poteva attendere qualche azione di attacco da parte del Team Sky con Rigoberto Uran. E adesso parte anche Vincenzo Nibali, mentre ora il problema meccanico è per Mauro Sant'Ambrogio, che lo risolve però immediatamente verso il traguardo, verso la vittoria. Rigoberto Uran, che fra l'altro con questo successo torna anche lui in classifica, mentre esce dalla classifica l'altro colombiano della Sky, vale a dire Sergio Henao. Era nono questa mattina Rigoberto Uran in classifica generale. E adesso pronti anche con il cronometro per vedere quanto avrà recuperato lui, che aveva 2 minuti e 49 di ritardo da Vincenzo Nibali. Intanto va a conquistare sicuramente i 20 secondi di abbuono all'altopiano del Montasio un colombiano, Rigoberto Uran. Sua la vittoria. Adesso andiamo a vedere lo sprint per le altre piazze del podio. Vediamo con Betancourt, che ormai non può più essere ripreso, dunque è sua la seconda posizione, mentre Nibali vuol lanciare ancora un messaggio, oltre a conquistare gli 8 secondi di abbuono, perché prova ad andare a fare la volata per la terza posizione. Vincenzo Nibali, eccolo qua Nibali con Evans alla sua ruota, la terza posizione è di Nibali, poi Sant'Ambrogio, Evans con Maika e Pozzovivo. E adesso aspettiamo l'arrivo di Bradley Wiggins e di Michele Scarponi. Eccolo qua Michele Scarponi con Niemetz. Poi arriva ora Inciausti con prima Kieserlowski, che aveva perso contatto proprio nel finale. Intanto ha già perso una quindicina di secondi Bradley Wiggins. Vediamolo l'arrivo del britannico. Questo è Inciausti. E poi c'è, con un ritardo di 1 minuto e 8 secondi. 1 minuto e 8 secondi, questo è il ritardo di Bradley Wiggins, che dovrebbe aver perso circa 35 secondi, dovrebbe aver perso dai 30 ai 35 secondi rispetto a Vincenzo Nibali,
che tappa anche oggi, ce l'aspettavamo il duello tra i big, perché era praticamente impossibile considerando il tratto pianeggiante iniziale che oggi potesse arrivare la fuga, era praticamente impossibile. Lo scontro è stato proprio tra i big, la vittoria di Uran, 12 secondi conquistati di abbuono da Betancourt, 8 conquistati invece da Vincenzo Nibali, che aveva preso anche i 4 del traguardo volante, dunque complessivamente 12 secondi di abbuono che ha preso in questa giornata Vincenzo Nibali. La quarta posizione poi per Sant'Ambrogio davanti a Evans, Maica, Pozzovivo. Questo gruppo è transitato con un ritardo di 31 secondi. Andiamo da Pier Giorgio Severini che è con Betancourt. Sta già rispondendo alla domanda dei colleghi, adesso proviamo ad inserirci. Uran stava avanti e io non potevo andare a prenderlo perché siamo colombiani e non posso andare a prenderlo, è una abitudine nostra. Senti, solo anche quest'oggi sei arrivato secondo, sei scattato troppo tardi, potevi fare qualcosa prima al di là di Uran che era davanti? No, perché sai, sono troppi corridori forti qua, ho visto che si staccavano e ho detto alla fine provo, e alla fine ho provato e ho riuscito a guadagnare un po' di tempo. Dopo questo primo riscontro in montagna, pensi che ci siano altre novità per il giro in base a quello che hai visto oggi? Oggi ho visto che Wiggins è staccato, Uran è il più forte della Sky, peccato che perché sennò oggi come oggi poteva essere leader del Giro d'Italia Uran. Grazie a te Francesco. Grazie per Giorgio. Allora 37 sono i secondi che ha guadagnato sulla strada Vincenzo Nibali rispetto a Bradley Wiggins, ai quali vanno aggiunti i 12 secondi per il siciliano, dunque di abbuono. Dunque complessivamente Nibali ha preso a Wiggins oggi altri 49 secondi e la nuova classifica generale è questa: Nibali sempre in maglia rosa ora a 41 secondi di vantaggio su Evans grazie proprio agli abbuoni conquistati oggi. In terza posizione c'è Uran a 2.04, 2.05 il ritardo di Wiggins che è quarto, quinto Gesink a 2.12, 2.13 per Michele Scarponi, in settima posizione a 2.55 Mauro Sant'Ambrogio. Questa è la nuova classifica del Giro d'Italia dopo il primo arrivo in salita. Nibali si conferma in maglia rosa e dobbiamo dire che sono segnali positivi quelli che sono arrivati dal siciliano della Astana. Vincenzo Nibali, possiamo andare con queste meravigliose immagini del Yoff del Montasio, il re delle Giulie, sul palco del processo alla tappa da Alessandra De Stefano. A te. Purtroppo Mauro Sant'Ambrogio. Qui qualche problema ancora al cambio per Vincenzo che era partito in quel momento. Sicuramente queste cose qua, vedi, lo ripropongono ancora problemi probabilmente al deragliatore, non ho capito bene cosa gli sia successo e questo poi lo fa ripartire come una scheggia, una furia, insomma sono cose che possono anche un po' limare un po' di nervosismo, però l'abbiamo visto. Vincenzo è quello, nel primo gruppo era quello che stava con la pipa in bocca, come si dice, ma anche Evans. Per me l'avversario importante di Vincenzo è proprio il canguro, perché veramente sarà un osso duro. Sant'Ambrogio grande, perché oggi ha fatto un salto in classifica notevole, e anche quel Rafał Majka, che polacco giovane, di cui insomma che a te piace sempre tanto, lo no dici. Ma è fin dall'inizio l'avevo anche detto, vediamo un po'. Classifica interessante perché c'è un bel abisso, Nibali Evans a 41 secondi, poi si passa ai 2 minuti e 4 di Uran che adesso è il piano A, classifica alla mano perché è un secondo avanti a Bradley Wiggins. Gesink regolarissimo come sempre, insomma non brilla magari nelle prima, seconda, terza posizione, però oggi ha perso un po', rimbalzato un po' e va a 2 minuti. Scarponi oggi ha perso qualcosa, il giro ancora lungo, riesce ancora a salvarsi. Giornata secondo particolare, me. No, cioè oggi bisogna prenderla un po' anche con le molle questa, alla luce di questi risultati. Dico ai ragazzi a casa che sono molto attenti, non bisogna prenderlo per oro colato questa tappa. Non ascoltate chi vi dirà giro finito perché viene dopo il giorno di riposo. Il giorno di riposo è una giornata particolare, a volte i corridori lo prendono bene, a volte lo prendono.